Mi sa che adesso si sente. Allora, buongiorno a tutti, io un brevissimo preliminare. Sono il dottor Alberti, sostituisco indegnamente il dottor Meschini, che è il primario del reparto di medicina generale dell'ospedale di Belcolle, che attualmente sta in ferie, beato lui. E quando torna so cavoli suoi, perché abbiamo un po' di problemini. Ora, la dottoressa Fiorentini sarà la moderatrice della prima sessione, nella quale vedo argomenti particolarmente interessanti, cioè l'emorragia cerebrale, quando e come riprendere il trattamento anticoagulante, il dottor Valenza, e poi le emorragie digestive. Poi ci saranno i vari casi clinici, fra cui due casi saranno fatti, vedo qua, da due nostri colleghi, il dottor Santoboni e il dottor Legge. Il dottor Legge credo in presenza, il dottor Santoboni purtroppo lo dovrà fare da, credo, da casa, vero Alessandra? Sì, è registrato. Così. Io ringrazio tutti per la partecipazione, in modo particolare i colleghi che vengono da fuori, mi sembra che ci siano colleghi numerosi che vengano da Rieti e vi auguro buon lavoro a tutti. Grazie, allora diamo inizio a questa scuola Fadoi Lazio Rieti. Io volevo già coinvolgere Luca Morriconi, che non può essere qua per impegni imprevisti che sono sorti. Eccolo! Però sarà presente comunque con noi a distanza, ma ci sarà. Luca. Sì, grazie, se mi sentite. Intanto mi scuso, ma è un momento in cui gli eventi si accavallano e infatti giustamente se la prendete con i direttori, perché non sappiamo a chi dare i resti, è il caso di dire. Quindi. Ma insomma, non ho il teletrasporto, ma se tutto va come deve andare, conto di riuscire a fare un salto lì da voi. Intanto grazie, grazie dell'invito. Volevo portare anche i saluti del nostro presidente regionale, il dottor Giuseppe Campagna, anche lui purtroppo impegnato e quindi non è riuscito a venire. E quindi l'idea che volevo condividere, che ho sposato sia come consiglio direttivo Fadoi, anche con Alessandra, appunto di ricreare, Alessandra già vi ha fatto partecipi di vari eventi delle scuole Fadoi negli anni passati, l'idea col mio arrivo a Rieti è appunto di fare questa joint venture e quindi di inserire nell'ambito delle scuole Fadoi del Lazio di medicina interna anche la presenza di Rieti, quindi già siete sin da ora invitati, la data la so, è il 9 novembre per fare l'evento qui da noi a Rieti. L'idea della scuola quest'anno, anche la novità, è di fare per ogni data argomenti differenti, perché magari in presenza, anche vista la data, magari non saremo tantissimi, ma l'evento è anche online, c'è un discorso della FAD. Quindi siete tutti iscritti Fadoi invitati a partecipare, ci saranno gli eventi storici dell'isola di Berina, ci sarà Latina, ci sarà appunto, come dicevo, Rieti. Quindi non voglio farvi perdere tempo, però non nascondo anche un po' di emozione, perché veramente ci tengo moltissimo a questo tipo di attività. Tra l'altro siamo due ASL simili come numeri, come tipo di ospedali, abbiamo tanto un territorio molto vasto e quindi abbiamo cercato con Alessandra anche un po' di personalizzare rispetto agli enti centrali di Roma quindi, appunto, gli argomenti trattati qua. Vi auguro buon lavoro e poi se riesco a scappare, Alessandra sa da chi, spero di arrivare a fare la chiusura in presenza, che mi farebbe molto piacere. Buon lavoro, grazie Ale, resto connesso ma mi taccio, buon lavoro. Grazie, grazie te. Noi ti aspettiamo. Appena puoi scappa, che ti aspettiamo qua. Sai anche il perché poi. Allora, allora noi quindi purtroppo pensavamo che a luglio fosse, cioè doveva essere giugno, questa da luglio, comunque che fossimo completamente fuori dal Covid e quindi che un evento in presenza si potesse fare tranquillamente. Invece ci siamo resi conto che siamo caduti nel peggior periodo in cui abbiamo molti pazienti, ma purtroppo anche molti nostri colleghi positivi. Ma nonostante tutto noi non ci arrendiamo e andiamo avanti. Quindi iniziamo questa scuola Fadoi Viterbo Rieti e abbiamo pensato di iniziare anche con Luca, volevamo iniziare non parlando di anticoagulazione, ma non sempre con l'argomento trombosi, fibrillazione, ma girando un po' l'obiettivo, cambiando un po' la visione e l'ottica. Che cosa succede nei nostri pazienti anticoagulati? Qual è il rischio maggiore? Sono le emorragie. Sono la complicazione maggiore, anche più difficile da trattare, cosa dobbiamo fare? E oggi cerchiamo in qualche modo di vedere i vari aspetti emorragici nei vari setting. Iniziamo
con la cosa che forse ci mette più paura, che è l'emorragia cerebrale. Dottor Valenza, a lei l'arduo compito. È il nostro neurologo di fiducia, a cui spesso, forse anche troppo spesso, scocciamo. Sono parole grosse, neurologo, di fiducia. Neurologo sì, allora, di fiducia pure. Saluto a tutti. Quindi ti lascio la parola. Ringrazio tutti quanti per... intanto ringrazio Alessandra e ringrazio tutti voi per essere qui in presenza. Pare che sì, ogni tanto qualche paziente si faccia un'emorragia. Però intanto proprio le sue parole mi fanno pensare a una cosa fondamentale che ogni tanto bisogna spiegare a qualche collega, ma soprattutto ai pazienti e ai parenti. Il paziente non fa l'emorragia per l'anticoagulante, il paziente fa l'emorragia perché ha un qualche problema. L'anticoagulante chiaramente fa sì che l'emorragia sia un pochino più grave tutto qua, quindi la cosa più importante è capire perché ha fatto l'emorragia e quindi fondamentalmente bisogna chiedersi why, ma anche because, visto che mi è venuto spontaneo come dire, e quindi fondamentalmente bisogna chiedersi nella domanda quando, come riprendere l'anticoagulante, prima di tutto perché si è fatto l'emorragia, poi possiamo e dobbiamo anche chiederci perché faceva l'anticoagulante, cioè davvero c'era bisogno che lo facesse, quindi quanto era il rischio tromboembolico di quel paziente e poi ovviamente anche che anticoagulante faceva, se lo assumeva correttamente, e a quel punto sì, ci domandiamo se sì, quando lo reintroduciamo. Intanto parliamo di emorragia. Emorragia cerebrale non è che proprio punto, vuol dire sempre la stessa cosa. Ci sono emorragie ed emorragie, ci sono emorragie parenchimali che possono essere come in questo caso, non so se si vede la freccetta, no? Facciamo così e forse puntatore laser. Vai. Ok, perfetto. Ci possono essere emorragie parenchimali che possono essere come in questo caso in sede tipica, ma anche in sede atipica, il che vuol dire che forse c'è qualche altra problematica che ha creato un'emorragia e che quindi ne potrà creare altre. Ma può anche essersi fatto emasoma subdurale, post-traumatico, acuto, cronico, un epidurale, ben altro problema, oppure un'emorragia superacnidea, si muove da solo, non so se sono io, okay. Oppure un'emorragia superacnidea, anche qui sine materia o ci sta un aneurisma sotto, quindi fondamentalmente dobbiamo capire qual è il rischio di questo paziente di farsi ulteriori emorragie, qual è anche la sua aspettativa di vita a seconda del tipo di emorragia che si è fatta e poi insomma come ci fa vedere anche Messi, ci sono anche quelle altre situazioni che, come dire, sono emorragie da radiologia di pronto soccorso, cioè quel minimo infarcimento, quel dubbio, e forse certe volte non sono neanche emorragie. Quindi prima di togliere un anticoagulante e poi quindi prendere la decisione di rimetterlo, insomma, ci dobbiamo pensare un attimino due volte. Quindi, scendiamo, ok. Tra i vari tipi e le varie cause di emorragia, fondamentalmente ci dobbiamo fare una domanda e la risposta ce la possiamo avere quantomeno di probabilità dal quadro radiografico. Ma il paziente non è che ha un angiopoliomielite, perché in quel caso la risposta se sì è proprio no. Cioè in quel caso il paziente, anche se si è fatto vari eventi ischemici in passato e se ne continuerà a fare, io non gli posso mettere proprio nessun antiaggregante né tantomeno un anticoagulante né ora né mai, anche quando l'emorragia si riassorbirà, perché è talmente elevato il rischio emorragico che il paziente non se lo può fare, perché per una patologia appunto delle piccole arterie. Ci sono chiaramente delle condizioni anche dal punto di vista anamnestico che mi possono aiutare nel pensare, nel capire se quello si è fatto, se ha davvero un'angiopatia amiloide o meno. Una fra tutte queste diciamo emorragie così digitiformi a livello molto corticale, che quindi ci danno anche problematiche di epilessia secondaria e quindi poi traumatismi e di nuovo emorragia, che mettono il paziente ancor più a rischio emorragico e quindi ancora di più la risposta è no, in questo caso l'anticoagulante non lo posso rimettere.
Se noi andiamo a vedere le varie come dire, possibilità per cui il paziente si è fatto un'emorragia, possiamo avere appunto lesioni strutturali, parenchimali, oppure patologie sistemiche per i quali il paziente si sta facendo un'emorragia, oppure semplicemente fa degli anticoagulanti, quindi sì, ok, c'ha avuto il picco ipertensivo, ma magari senza anticoagulante non se la faceva. E qui ho messo molto così velocemente, si può vedere quanto la sopravvivenza a 3 mesi sia molto più alta in pazienti che hanno un'emorragia semplicemente perché hanno fatto appunto il picco ipertensivo, o pazienti che invece hanno patologie internistiche oppure hanno un anticoagulante in corso e quindi hanno sicuramente una sopravvivenza a 3 mesi ridotta. Vediamo come l'angiopatia amiloide sia qua sotto, comunque anche questo una situazione in cui la sopravvivenza a 3 mesi è decisamente più bassa. Ma quindi fondamentalmente dobbiamo andare a vedere qual è il rischio tromboembolico del paziente e qual è il rischio emorragico, e quindi tra virgolette banalmente dobbiamo fare 2 scale, una SBLED e un CHA2DS2, per capire qual è come dire, quanto è importante che si riprenda o meno una terapia anticoagulante. E vediamo, insisto nel cliccare ma devo andare avanti così, come per esempio in problematiche di valvolari cardiache, in qualsiasi caso il paziente abbia una protesi, oppure se comunque abbia fatto un ictus ischemico negli ultimi 6 mesi, è elevatissimo il rischio tromboembolico e quindi molto importante che io rimetta quanto prima possibile la terapia anticoagulante, oppure se il paziente ha una fibrillazione atriale, ancor più se si è fatto un evento ischemico negli ultimi 3 mesi o se ha una malattia reumatica, o ancora in condizioni di tromboembolismo venoso se c'è stato un tromboembolismo negli ultimi 2 mesi o se comunque ha una situazione trombofilica particolarmente importante, quindi multiple anomalie a livello diciamo genetico per esempio. E quindi andiamo a guardare io quando gli rimetto l'anticoagulante, che cosa faccio? Aumento il rischio di eventi emorragici? Quanto riduco il rischio di eventi ischemici? Beh, lo riduco tantissimo il rischio di eventi ischemici, e la differenza invece tra pazienti che riprendono o meno l'anticoagulante e che si fanno eventi emorragici è veramente minima. Quindi il rischio aumentato di un nuovo evento emorragico è minimo. Il rischio invece che io gli tolgo di rifarsi un evento ischemico è veramente tanto, quindi il guadagno è veramente elevato, e alla fine se andiamo a vedere la sopravvivenza a 1 anno è decisamente più elevata nei pazienti che riprendono l'anticoagulante rispetto a quelli che invece non lo riprenderanno mai. Ma magari invece dell'anticoagulante qualcuno, ancora sicuramente nessuno dei presenti, penserà vabbè gli metto un antiaggregante, alla fine qualcosa gli faccio, e no, non gli faccio bene per niente, perché se vado a vedere la sopravvivenza a 1 anno, qui se non ricordo male è piccolissimo ragazzi, dovrebbe essere a 140 settimane, ma forse vedo meglio da là, sì esatto, sia se vado a calcolare la sopravvivenza in generale o la sopravvivenza a un evento ischemico o una sopravvivenza a qualsiasi causa di morte, comunque alla fine i pazienti, e li vado a confrontare tra pazienti che non hanno ripreso nessun tipo di terapia, che sia antiaggregante o anticoagulante, e pazienti che invece hanno ripreso un antiaggregante, quelli che hanno una maggior probabilità di sopravvivenza a 140 settimane sono i pazienti che hanno ripreso l'anticoagulante. E questo tra l'altro era uno studio tutto italiano, modenese e anche perugino se non ricordo male, e insomma conferma i dati internazionali, che sono poi i dati che ci vengono anche raccomandati, che ci danno quindi anche le raccomandazioni delle linee guida ISO-SPRED, che ci dicono che se il paziente ha un motivo a fare una terapia in qualche modo anticoagulante, è assolutamente da preferire un anticoagulante diretto rispetto agli antivitamina K. E quando lo dobbiamo riprendere questo anticoagulante?
non appena possibile. È chiaro che a seconda delle condizioni dovremmo pensare di riprenderlo quanto prima in pazienti che hanno un elevatissimo rischio tromboembolico, oppure il più tardi possibile in pazienti che hanno un rischio emorragico comunque particolarmente elevato, mai se il paziente ha un'angiopatia amiloidea, in tutti gli altri casi tra la decima e la trentesima settimana, più o meno. Ma fondamentalmente dobbiamo anche pensare, ma quale anticoagulante gli mettiamo? Perché ha fatto un'emorragia sotto un anticoagulante, gli rimettiamo lo stesso? Ma magari sì, forse non lo stava prendendo bene, perché oppure non era il caso che prendesse quell'anticoagulante. Perché dobbiamo prendere in considerazione la farmacocinetica, la farmacodinamica, l'età del paziente, il peso, gli altri farmaci che prende il paziente e ovviamente le indicazioni che ci danno gli studi di registrazione. Ma anche e non ultimo il rischio che hanno molti dei nostri pazienti di farsi per un qualche motivo un'altra emorragia, perché in questo caso parliamo di pazienti che già se ne sono fatta una, e quindi nel caso anche di dover avere necessità di un reversal. E quindi sappiamo che possiamo agire in certi modi per pazienti che sono sotto TAO, in altri modi con pazienti che hanno alcuni tipi di anticoagulante e in altri modi con altri pazienti, diciamo così, tenendosi sul generico. Ma poi, dopo che ho ripreso l'anticoagulante, che cosa devo fare? Fondamentalmente quello che noi facciamo nei pazienti che sono ricoverati è aspettiamo un mese, quasi tutti infatti vengono dimessi in codice 6, in dimissione protetta, e a un mese, se non prima, dalla dimissione fanno una TAC di controllo per vedere, dopo che hanno ripreso l'anticoagulante, effettivamente la situazione com'è. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto con un messaggio subliminale. Grazie, è stata una bellissima presentazione e forse ci ha tolto un po' di paura? Io spero veramente di sì, perché ancora, ripeto, nessun paziente gestito da chi sta in sala, ma ogni tanto arrivano pazienti che dicono no, io avevo la fibrillazione atriale acuta, però nel lontano 1931 ho fatto un'emorragia, non mi hanno più rimesso l'anticoagulante. Quindi purtroppo ancora qualcuno un po' di timore di troppo ce l'ha. O forse anche peggio il passaggio ad aspirina, che sì, c'è anche quello. Che è anche peggio. Allora, le domande forse le facciamo alla fine, dopo la seconda relazione. Allora, passiamo la parola alla dottoressa Pasquariello, che viene da Roma. È venuta... Buon pomeriggio. Portando un po' di aria romana. Lavora Alessandro Pertini, è un internista. Grazie. E ci parlerà di un altro importante argomento che ci fa ugualmente paura, diciamo, le emorragie digestive. L'anticoagulante, le emorragie digestive, come diceva prima Alessandro, spesso uno pensa prendo l'anticoagulante e mi viene l'emorragia, ma vediamo se è veramente così o se ci sono altre motivazioni. La presentazione. Chiara, a te. Bisognava cambiare un attimo. Non lo so, ce l'aveva caricata il tecnico. No, non so se ti chiedo questo. Non riesco a... Beh, nel frattempo che il tecnico mi ci carica la presentazione, devo dire che ascoltando la relazione del collega, devo dire che i punti di vista sono molto simili, nel senso che mi rendo conto che ci siamo posti delle domande e le abbiamo affrontate in maniera molto simile, quindi troverete delle sovrapposizioni nelle nostre relazioni che secondo me la cosa sostanzialmente che ci siamo posti è farci un'autocritica su quando decidiamo di affrontare una terapia anticoagulante. Infatti la relazione, eccola qui, che mi è stata, quindi prima di tutto ringrazio Alessandra di avermi invitato e anche il mio primario, la dottoressa Fiore, di avermi dato l'opportunità di partecipare. Ok, vedete. E, il quesito che mi è stato posto
è stato parlare con voi di emorragie digestive e la domanda è stata: è sempre colpa dell'anticoagulante? Quindi una domanda un po', diciamo, che ci fa riflettere. Noi diciamo, il paziente prende l'anticoagulante, sanguina perché prende l'anticoagulante. E invece adesso quello che io non ho conflitti di interessi, che mi sono posta è: cambiamo punto di vista. Perché nella vita io credo che cambiare punto di vista aiuti molto, e quindi ho cercato di fare un excursus nella mia testa e dire: partiamo dalla colpa e cerchiamo di capire se possiamo arrivare proprio dall'altra parte. Riusciamo ad arrivare al merito? Proviamoci con questa relazione. Iniziamo partendo, diciamo, facendo una valutazione molto rapida sul concetto di emorragia e su quello che gli studi registrativi ci dicono, perché non è l'obiettivo della mia relazione. Gli studi registrativi hanno utilizzato come criterio il concetto dell'emorragia maggiore, considerando un'emorragia che avesse un esito fatale o che fosse riguardante un territorio compartimentato, quindi comunque un territorio chiuso che poteva dare problemi. In particolar modo per l'emorragia digestiva, diciamo, ci interessa l'ultima delle definizioni, cioè che potesse determinare un sanguinamento tale da necessitare di un supporto trasfusionale. Sostanzialmente sull'Lancet nel 2014 si fa una meta-analisi, perché poi studi di confronto veri e propri non ci sono, e ci dicono: non sono inferiori nella prevenzione dell'ictus, fanno sanguinare meno, vero? Sulla parte centrale, quindi nell'intracranico, ma tendenzialmente fanno sanguinare di più sul gastroenterico. Non è così. Se andiamo a guardare ciascuno degli anticoagulanti, non è proprio così uguale per tutti. E allora anch'io mi sono chiesta, per questo ho trovato molto bello il fatto che avessimo affrontato io e il collega l'argomento, forse proprio ragionando da un punto di vista medico in maniera molto simile, ma perché? Allora, non tutti gli anticoagulanti, abbiamo detto, lo fanno. Quali lo fanno di più? Lo fanno di più il rivaroxaban, forse lo fa un po' di più il dabigatran, ma per dove e perché? Lo fanno prevalentemente nel sottotrice, quindi nella parte inferiore. Perché, a differenza del warfarin, la parte non assorbita può avere un effetto locale anticoagulante, quindi può il principio attivo non assorbito avere un effetto locale che può dare in effetti anche una riduzione della riparazione della mucosa. In particolar modo il dabigatran ha questo cofattore caustico che è l'acido tartarico, e che può avere un effetto caustico locale sulla mucosa. E allora, da questo perché, io mi sono interrogata su cosa noi possiamo fare per migliorare questo aspetto. Allora, facciamo in modo che il farmaco venga assorbito il più possibile. Come? Rivaroxaban lo prendono a pranzo, cioè va preso durante il pasto. Il dabigatran va sfogliata la capsula, non va compressa, perché altrimenti l'acido tartarico inizia a liberarsi e può già darti in effetti delle emorragie locali lungo l'esofago. In sostanza, quello che a cui sono arrivata nel mio percorso è: cerchiamo di fare un'autocritica noi medici e cerchiamo di utilizzare la nostra competenza per fare in modo che il farmaco faccia il suo lavoro, lo faccia bene e lo faccia nella maniera più sicura possibile. Come? Cercando, come abbiamo detto, di etichettare il paziente in modo giusto, cioè cerchiamo di prendere un paziente, conoscerlo a fondo, soprattutto nel primo approccio, capire qual è il suo stato di rischio e di conseguenza dargli la miglior terapia possibile. Come abbiamo detto, esiste questo score, che è l'ESBLED, che è mutuato dalla classica terapia anticoagulante, prevede una serie di criteri che vedete elencati, ad ognuno viene assegnato uno o più punti. Se l'ESBLED è superiore a 3, il paziente ha un più alto rischio emorragico. Non può prendere la terapia? No, non è questo il concetto. La può prendere, la deve prendere in relazione al suo rischio ischemico, ma tutti questi fattori devono essere considerati. Allora, mi vado a focalizzare su 3 di questi elementi. Per quanto riguarda l'INR labile, cioè un INR non in range, in realtà gli studi registrativi parlavano di un TTR abbastanza variabile. Il TTR è il tempo trascorso in range, cioè quanto l'INR sta dove deve stare, tra 2 e 3 tendenzialmente. Io ho sempre pensato che il paziente anticoagulato col DOAC fosse un paziente anticoagulato, punto.
okay? Non dipendesse da elementi, e quindi che il TTR, cioè ci fosse un confronto per cui se hai un TTR basso allora è ovvio che non sanguini, prendi il DOAC, sanguini. In realtà gli studi registrativi su questo, diciamo, questo è un mio ragionamento, ma non posso darvi un dato scientifico certo su questo, perché purtroppo negli studi registrativi il TTR aveva anche dei valori intorno al 65%, quindi non vi do più una sensazione che una realtà scientifica. Quindi vado oltre e considero gli altri due elementi, cioè le anormalità epatiche renali e le interazioni farmacologiche. Il paziente con insufficienza renale, come sappiamo, è un paziente più fragile, è un paziente che deve avere un dosaggio adeguato di anticoagulante in relazione alla sua clearance e che deve essere monitorato in relazione proprio a quel filtrato. Le indicazioni quali sono? Ci dicono se un paziente ha un filtrato di un tot valutato col Crockhoft, deve essere monitorato in un intervallo di mesi che equivale al valore di clearance diviso 10. In pratica, se uno ha 30 di filtrato, 30 ml deve essere valutato ogni 3 mesi. Questo è facile, diciamo che sull'insufficienza renale si è fatto tanto, si è parlato tanto, si conosce della fragilità, ma ricordiamoci che esiste anche l'insufficienza epatica. Il paziente cirrotico è un paziente che deve essere stadiato, non ha una esclusione totale alla terapia anticoagulante. Un paziente con un child A, quindi con una cirrosi in fase iniziale, può assumere praticamente tutti gli anticoagulanti, ma man mano che la sua cirrosi peggiora deve essere raccomandato un'attenzione per alcuni e proprio non raccomandato nell'ultima fase. Andando avanti e quindi facendo il nostro punto di vista, cioè nell'approccio al paziente, dobbiamo etichettarlo bene e vedere che altra terapia assume. Banalmente sappiamo che un paziente antiaggregato e anticoagulato ha un maggior rischio di avere un sanguinamento intestinale. Abbiamo studi, sappiamo che il paziente rivascolarizzato deve fare ad alto rischio emorragico, deve fare la terapia per il minor tempo possibile, ma non esistono solo gli antiaggreganti. Dobbiamo considerare tutta la terapia e la sua terapia deve essere rivalutata ad ogni controllo medico. In particolare vediamo che questi si vedono, sono molto piccoli, ci sono diverse classi farmacologiche, ci sono per esempio anche gli antiepilettici. Ricordiamo che nel paziente che deve fare una terapia antibiotica bisogna ricordargli che in alcune occasioni va sospeso temporaneamente, se fa un antifungino bisogna dire al paziente ricordati che non la puoi prendere l'anticoagulante, e quindi anche un attento monitoraggio delle interazioni farmacologiche sono fondamentali per dire sta sanguinando ma non è colpa dell'anticoagulante che sta facendo ma di tutto il resto. Ed infine ricordiamoci che nella scheda sempre della guida pratica ci dice guardate che c'è anche il ginger, il tè verde e così via. Il paziente dice io sono un patito, sono un fanatico delle tisane. Tu pensi, il paziente pensa, vabbè, ma sono solo tisane? No, non sono solo tisane, hanno comunque dei principi che hanno un'interazione sia farmacologica sia sul citocromo che deve essere tenuto in considerazione. Ok? Adesso, diciamo, vi vorrei approfondire l'argomento portandovi due dei casi clinici che ho incontrato nella mia strada di medico ospedaliero e che in qualche modo mi hanno aiutato anche a comprendere quello che stavamo dicendo, cioè di passare dalla colpa al merito. Il primo caso è il caso di un signore anziano che fibrillante, assumeva terapia con rivaroxaban da 2 anni, aveva una storia ricorrente di anemizzazioni. Quante volte arriva il paziente anziano che ha l'anemia ferropriva, gli dai un po' di ferro, dopo si riprende, poi di nuovo torna a anemizzarsi. Di fatto quella volta la sua anemizzazione era stata particolarmente severa, l'aveva condotto al ricovero. Noi avevamo puntualizzato anche la sua storia ecocardiografica, la sua storia cardiologica con un ecocardiogramma, perché l'anemizzazione l'aveva condotto ad uno scompenso. Di fatto non vi era stato un peggioramento sostanziale della sua frazione di iniezione, che era intorno al 50%, ma avevamo notato una progressione della sua stenosi aortica calcifica di tipo moderato severo. Avendo degli sangue occulto positivi, non avendo in realtà retorragia o melena, abbiamo eseguito comunque degli esami endoscopici, i quali gastro e colon sono risultati negativi. Siamo andati avanti, avendo questa storia di anemizzazione abbiamo detto va fatta una videocapsula, va valutato meglio. Bene, alla videocapsula erano presenti delle angiodisplasie, in particolar modo una un po' più grande del cieco, che è stata poi vista bene con un second look endoscopico colonoscopico e trattata con l'argon plasma.
Abbiamo ipotizzato che il paziente fosse inserito, vi dico abbiamo ipotizzato perché la diagnosi si fa in un certo modo e non avevamo gli strumenti, dopo vi dirò, che il paziente fosse inquadrabile all'interno di una sindrome che si chiama sindrome di Hyde. Questa sindrome è una sindrome caratterizzata da una triade, è stata descritta nel 58 da questo medico, che prevede sostanzialmente la presenza di tre elementi: una stenosi aortica calcifica, l'anemia ferropriva in relazione a delle angiodisplasie. Noi lo sappiamo che le angiodisplasie sono il 60% delle emorragie occulte, cioè sono la causa del 50% delle emorragie occulte, ci sono negli anziani, hanno una maggiore fragilità, ma in particolar modo Hyde dice, lo sapete perché gli vengono le angiodisplasie? Perché i pazienti presentano un deficit acquisito del fattore di von Willebrand. Il fattore di von Willebrand è una glicoproteina grossa che ha la sua funzione sostanziale, è quella di far aderire le proteine alla matrice sottoendoteliale, evita la degradazione del fattore ottavo e inoltre ha anche un effetto di inibizione della neoangiogenesi. Nei pazienti con la stenosi aortica calcifica, lo stress meccanico a livello della valvola stessa induce l'attivazione di questa proteinasi, che probabilmente noi conosciamo perché fa parte della sindrome di Moskowitz, l'ADAMS 13. Il suo effetto sulla proteina di von Willebrand è quello di lisarlo e rendere un multimero in parti più piccole, tant'è che la diagnosi effettiva si fa facendo un'elettroforesi di questa proteina. Noi non l'avevamo a disposizione, ma è un'incidenza ed è possibile che ci sia. Cosa succede? Oltre ad avere una riduzione dell'inibizione della neoangiogenesi e quindi la formazione di angiodisplasia, questi pazienti sanguinano di più perché le priostine non ci aderiscono e il fattore ottavo non si attiva adeguatamente. Di fatto, in questi pazienti, oltre ad avere un tamponamento immediato di quel problema, cioè dargli sostanzialmente sangue e trattare l'angiodisplasia, il vero trattamento è il trattamento chirurgico della stenosi aortica, tant'è che almeno nel nostro paziente, che io poi ho seguito per diversi anni successivamente, il trattamento è stato efficace e non ha più avuto degli eventi di sanguinamento. Quindi il primo feedback che voglio prendere da questo argomento è: ricordiamoci dei sanguinamenti occulti, ricordiamoci, come ha detto il collega, che l'anticoagulante fa sanguinare se c'è qualcosa che sanguina, e che esistono anche delle cose particolari, rare, da tenere in considerazione. E vado al secondo caso, che vi presento con orgoglio perché in realtà è anche una mia cara amica, dico non essere mai parente amico di medico perché si finisce sempre così. È una ragazza, una giovane puerpera che alla seconda gravidanza ha presentato i segni durante il puerperio, dopo un mese dal parto, di una trombosi, quindi una diagnosi di una trombosi massiva del iliaco femoro popliteo sinistra. Probabilmente vi era anche una contestuale embolia polmonare, perché lei aveva avuto un dolore toracico acuto, avendo manifestato il desiderio di proseguire con l'allattamento non era stato fatto un attacco con mezzo di contrasto, ma si è presunto che abbia avuto anche un'embolia. In storia, cercando di capire perché una puerpera, sappiamo che il puerperio e la gravidanza sono un fattore di rischio protrombotico, ci è sembrato tanto in una donna così giovane farsi un evento così massivo. È vero, aveva un fattore di Leiden in eterozigosi, quante donne ce l'hanno? Si dice che addirittura non va neanche cercato, tanto che l'incidenza è importante. È stata iniziata la terapia. Sono passati 11 anni, lei è stata prima messa in terapia anticoagulante col classico warfarin e ha cominciato a sanguinare dall'intestino. Fatta una endoscopia è stata fatta una diagnosi precoce, diciamo, di rettocolite ulcerosa. Dico precoce perché probabilmente la sua malattia era stata sopita dalla gravidanza, al puerperio, come fanno le malattie autoimmuni, si è riattivata. Questa riattivazione antinfiammatoria le ha portato, con una contestuale puerperio, la trombosi, e noi abbiamo fatto una diagnosi grazie all'anticoagulante, diciamo così. Successivamente abbiamo deciso di trattarla con la Apixaban, che è stato poi proseguito a bassa dose proprio in virtù del profilo di sicurezza della Apixaban, ed è stato proseguito a bassa dose, oltre per ridurre l'impatto emorragico, come sappiamo, della Apixaban stesso, ma anche perché l'effetto di questa trombosi era stato una grave, in realtà, compressione e
dell'asse iliaco femoro-poplito sinistro venoso, ma anche perché la sua rettocolite è rimasta attiva per tanto e di fatto lo sappiamo, gli studi ce lo dicono, c'è una bella meta-analisi del 2020 che è questa del gruppo di Gasparrini che dice che i pazienti con le malattie infiammatorie intestinali trombizzano 3 volte di più rispetto a un paziente normale, ma sono anche gli stessi pazienti che sanguinano. E allora cosa dice questo studio? È uno studio molto bello, è una review che ci fa capire da un punto di vista fisiopatologico perché accade, non è soltanto l'infiammazione, ci sono tanti altri elementi che ne fanno parte, ma ci dice sostanzialmente come possiamo evitare, cioè come possiamo fare in modo che il paziente venga gestito in sicurezza e non sanguini. Trattiamolo, cerchiamo di mettere a posto la sua malattia antinfiammatoria, cioè mettiamo a dormire la sua malattia intestinale. In questa ragazza in particolar modo siamo dovuti arrivare all'infliximab, abbiamo fatto bene, nel senso che la sua calprotectina si è quasi azzerata, abbiamo fatto in modo che così lei potesse essere protetta dalla parte trombotica ma soprattutto dalla parte emorragica e abbiamo potuto continuare a darle la terapia anticoagulante senza avere il problema di riacutizzazione, sanguinamenti e tutto quello che è il contorno anche diciamo sociale della stessa persona che è attiva. Finisco per finire, come dicevo, ad arrivare dalla colpa al merito, quindi cambiando completamente punto di vista, presentandovi questa lettera scritta verso l'European Journal of Medicine dei colleghi cremonesi, persone molto in gamba con cui ho avuto il piacere di lavorare, che ci dicono "Is there nothing so bad that is not good for something?", cioè non tutti i mali vengono per nuocere sostanzialmente, e loro presentano 5 casi in cui l'assunzione dell'anticoagulante per altri motivi li ha condotti a fare delle diagnosi precoci di tumore intestinale e quindi in realtà il messaggio che volevo alla fine dare, cioè le good news che volevo dare come fanno il report è forse l'anticoagulante a volte ci aiuta a essere precoci in diagnosi che sarebbero arrivate tardivamente e quindi sostanzialmente loro dicono, e con questo concludo, che nell'approccio del paziente e nel follow up del paziente anticoagulato, forse oltre che fare semplicemente lo studio, soprattutto all'inizio quando ci sono maggiormente gli eventi emorragici, oltre a fare la crasi ematica, quindi l'emocromo, la funzione renale, forse anche studiare il sangue occulto nelle feci all'inizio, già nei primi mesi, potrebbe essere un utile strumento per etichettare magari subito e inquadrare subito la presenza di un'emorragia ed evitare di farci sfuggire magari quel grammo di emoglobina che va lì e noi diciamo vabbè ma non succede niente, ci vediamo tra 3 mesi e invece magari ci consente di avere una diagnosi precoce. Io vi ringrazio dell'attenzione e spero vi sia interessato. Sei già scappata. No, bellissima presentazione, bellissimi casi clinici. Non sono abituata a stare così al centro dell'attenzione. Bellissimi casi clinici. Grazie, sono casi che mi porto dietro proprio dalla mia esperienza. Ho avuto la fortuna di lavorare anche in ambito specialistico di tipo angiologico, quindi di conoscere pazienti giovani con storie trombotiche, emorragiche, e me li porto dietro nei vari eventi anche fieramente. Ecco. Sì, ma anche perché appunto uno ci può pensare, cioè sì, pazienti con soprattutto con la stenosi aortica, cioè sono sì, pazienti a cui... Anche perché è vero, sono 0,04% dei pazienti con stenosi aortica hanno una malattia di von Willebrand acquisita. Tante volte a me è capitato di scervellarmi e dire ma dove sanguina questo paziente, anche perché l'angiodisplasia è anche un po' cattivella, sanguina, poi la vai cercando e non la trovi, e la videocapsula a volte aiuta e soprattutto insomma ti aiuta magari a fare un secondo una revisione del tuo caso, ecco. Poi di solito uno trova anche quello che cerca, esatto, quindi già avere un'idea di cercare di cosa qualcosa stai cercando, di cosa stai cercando. Domande anche al dottor Valenza, la faccio io una, è un po' provocatoria.
ma ne abbiamo già parlato altre volte. Il paziente, quindi emorragia cerebrale, che viene dimesso, deve fare la terapia anticoagulante, lo dimettiamo sotto enoxaparina o riprende il suo anticoagulante che faceva? Ne abbiamo parlato diverse volte. Il 90% dei casi riprende quello che faceva. Quello faceva comunato. Oppure nel caso non fosse stata la scelta più azzeccata in generale, o per lui o per come lo faceva, riprende l'anticoagulante e si controlla, sì, a breve, insomma entro un mese lo si ricontrolla, ovviamente nel caso appunto abbia fatto un'emorragia si rifà l'attacco di controllo e poi ovviamente si fanno esami del sangue eccetera, per vedere anche la funzionalità renale, l'emocromo eccetera. Era facile. Aggiungo una cosa. Allora, potrebbe riprendere, anche se poi riprende direttamente l'anticoagulazione, eventualmente l'enoxaparina, se l'emorragia è stata provocata dall'anticoagulante, diciamo dal DOAC, e inserito in terapia per una malattia tromboembolica venosa. Ma mai e poi mai si può inserire l'enoxaparina in un paziente fibrillante, quindi come profilassi antitrombotica dell'FA, perché in Italia l'enoxaparina, l'enoxaparina a basso peso molecolare, non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio per tale indicazione, quindi non potrebbe, sarebbe un uso off-label, quindi andrebbe fatto. E questo infatti volevamo... Neanche nominale, cioè in però Italia, siccome spesso succede, infatti era quella mia domanda, lui lo sapeva bene che era lì. No, ma è per saperlo, perché se ne è fatto uno... un uso smodato senza rispettare quelle che sono le indicazioni dell'off label, quindi consenso informato. Il paziente deve acquistare lui il farmaco, non può essere a carico del servizio sanitario, non si devono avere alternative, chiaramente qui ci sarebbero le alternative con i DOAC, e l'unico punto a favore per l'enoxaparina è che ormai strausata comunque agisce, ma non ha l'autorizzazione all'immissione in commercio. Sì, era questa a cui volevo arrivare, perché con Alessandro ne parlavamo diverse volte, infatti era proprio per... con l'aspirina tornano i pazienti, cioè, intanto gli danno un'oxaparina, meglio di niente, almeno abbiamo meglio chiarito niente. Esatto, però, meglio niente, infatti almeno abbiamo chiarito. Va invece bene. Un altro problema, domande per la dottoressa? No, sempre io faccio domande. Vediamo se sappiamo rispondere. Sì pazienti con l'angiodisplasia che devono fare la terapia anticoagulante. Che facciamo? Allora, in realtà non è una controindicazione a fare terapia anticoagulante, si dovrebbe cercare, poiché quando si trova, di trattarla. La verità è che chi ha un'angiodisplasia è predisposto a farne ancora, soprattutto nel paziente anziano, e quindi in quel caso l'unica cosa è il monitoraggio, cercare di monitorare. Ovviamente se è visibile, cioè se è trattabile trattarla, cioè provare a fare un trattamento endoscopico e poi monitorare. Perfetto. Altre domande? Ok. Allora, lascio la moderazione alla dottoressa Cipollone. Purtroppo il dottor Palermo non può essere presente perché ha avuto problemi alla gamba, non può essere qui, e il direttore del pronto soccorso, che penso che nessuno in questo momento invidi, no, passato su, sono sceso subito. Allora, purtroppo il Covid ha colpito anche tutti noi. Ok, perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seconda sessione, quella dei casi clinici, con il dottor Legge, Gianmarco Legge. Buongiorno. Ciao. Tutte e due i casi, uno dietro l'altro, fai. Il caso dietro l'altro? Sì, sì. O alterni come vuoi. No, va bene. Ci metti qui? Perché c'è il computer. È già pronto. Grazie a tutti dell'invito, grazie alla dottoressa Fiorentini, ai organizzatori.
Ma presento allora questo caso clinico, che è un caso di appunto, è già stato ampiamente annunciato dal giovane neurologo qui vicino. Vabbè, ragazzo. È il caso di una signora di 73 anni che è arrivata in pronto soccorso per una sindrome neurologica acuta, disartria, deficit emilato e perdita di coscienza. In anamnesi aveva un'ipertensione arteriosa, una fibrillazione atriale insorta nei due mesi precedenti, un pregresso TIA, era in terapia con apixaban 5 mg per 2 e nitroglicerina. Le condizioni all'ingresso erano mediocri, era soporosa ma risvegliabile, i parametri vitali erano nella norma, era apiletica e aveva questo emilato sinistro. Un attacco cerebrale in urgenza aveva evidenziato un'emorragia temporoparietale destra di 4 cm con edema perilesionale e uno shift della linea mediana. È stata vista dal neurologo vascolare che ha dato indicazione alla somministrazione di complesso protrombinico a 3 fattori in assenza dell'antidoto specifico in ospedale e in assenza del complesso a 4 fattori. La paziente pesava 90 kg, per cui ha fatto il dosaggio massimo di 4.000 unità. È stata poi richiesta una consulenza neurochirurgica e consigliato di mantenere la pressione ovviamente al di sotto di 140. Il neurochirurgo non ha dato indicazioni operative urgenti, ha consigliato una terapia con mannitolo, desametasone, idratazioni, acetazolamide e gastroprotezione. È stato fatto un controllo TAC a 6 ore che ha evidenziato un lieve incremento dell'emorragia e dell'edema. Il neurochirurgo ha confermato la terapia, è stata fatta una ulteriore TAC a 12 ore invariata, non altre indicazioni dal punto di vista neurochirurgico, quindi la paziente è stata ricoverata in medicina. La TAC eseguita a distanza di 48 ore è risultata sostanzialmente stazionaria. Il neurologo vascolare, la paziente stava meglio, ha consigliato una risonanza magnetica con mezzo di contrasto e di iniziare una riabilitazione neuromotoria. La risonanza ha evidenziato questa emorragia con un po' di edema e dei microblitz, dei microsanguinamenti cerebrali cortico-sottocorticali con siderosi. Quindi la paziente era in terapia con DOAC, che ha un profilo di sicurezza sicuramente favorevole nei confronti del warfarin per quanto riguarda i sanguinamenti cerebrali, da una riduzione quindi dell'ictus, degli stessi sanguinamenti e della mortalità, pur a fronte di un maggiore sanguinamento gastrointestinale. Però il tasso di mortalità di sanguinamento maggiore da DOAC è comunque basso, solo il 13% rappresentato da emorragia cerebrale, e pur con una mortalità alta che è del 35% ad una settimana e del 59% ad un anno. E quindi c'è un'alta mortalità che è il 45% delle emorragie da DOAC. Per quanto riguarda i sanguinamenti, come è già stato detto, mi spiace, ma lo ripeto, in corso di DOAC le linee guida internazionali raccomandano l'uso di antidoti specifici e quando questi siano disponibili, specialmente ovviamente nelle emorragie maggiori, in particolare quelle cerebrali. Queste raccomandazioni vengono tratte prevalentemente da documenti di consenso perché le evidenze sono ancora non proprio consolidate. Nello specifico la paziente quindi aveva avuto un'emorragia cerebrale, era in terapia con apixaban, avrebbe dovuto fare l'andexaneta alfa o in alternativa appunto il complesso protrombinico a 4 fattori o a 3 fattori. Nel caso in cui l'evento si sia verificato entro 2 o 4 ore dall'assunzione dell'anticoagulante, bisogna prendere in considerazione anche la somministrazione di carbone attivo per ridurre l'assorbimento dell'anticoagulante a livello intestinale. Qui ci sono appunto gli schemi degli antidoti, il daruciguat per
dabigatran che è a dosaggio standard, mentre invece per quanto riguarda gli antifattori decimo, l'andexan e talfa, può, scusate un attimo, dall'ospedale, scusa, pronto? Oh. Quindi l'andexanet invece ha la possibilità di essere modulato in vari dosaggi a seconda della situazione clinica, dosaggio dell'antifattore decimo e del timing dell'ultima dose. Di nuovo qui anche il dilemma di iniziare a riprendere o meno la terapia anticoagulante dopo un'emorragia maggiore, decisione difficile, non troppe evidenze sulle quali basare queste scelte, perché nei trial che hanno dimostrato i benefici dei DOAC, in questi trial sono stati comunque esclusi i pazienti che avevano avuto problemi appunto di emorragie maggiori. Questa diapositiva per solo per elencare un po' quelli che sono i fattori di rischio di sanguinamento modificabili, come l'ipertensione, i farmaci antiaggreganti, gli antinfiammatori non steroidei, l'alcol, oppure i fattori non modificabili come l'età, storia di pregressi sanguinamenti, ictus o altre patologie organiche. Quindi la terapia anticoagulante deve essere ovviamente individualizzata in base alla gravità, alla sede dell'emorragia cerebrale, alla possibilità di rimuovere le fonti di sanguinamento e va anche comunque discusso con il paziente per informarlo sulla decisione clinica. Quindi la sede, ripeto, mi spiace, è la sede, quando la sede è profonda, quindi tipica o cerebellare, in genere si tratta di emorragie da malattia ateromasica che hanno una patogenesi prevalentemente ipertensiva. In questo caso la terapia anticoagulante può essere ripresa o iniziata dopo 3-4 settimane dall'evento acuto, con un controllo ovviamente della pressione arteriosa. Nelle emorragie invece cerebrali lobari o atipiche è fortemente sconsigliato l'inserimento o la ripresa di una terapia anticoagulante, e lo stesso nei casi in cui siano evidenziati dei microsanguinamenti corticali. Vabbè, qui mi ripeto, emorragie profonde ed emorragia lobare, no? Quindi qui microsanguinamenti cortico sottocorticali, microsanguinamenti profondi. Ritorniamo al problema che ha già evidenziato il giovane neurologo, che è quello dell'angiopatia amiloide, che è appunto una patologia caratterizzata dalla deposizione di beta amiloide nei vasi corticali e leptomeningei, con formazione di piccoli aneurismi. Scusate. E quindi la possibilità di rottura dei vasi. Appunto l'angiopatia amiloide può decorrere asintomatica per molto tempo, fino ad esordire in modo iperacuto con un'emorragia lobare, oppure può progredire con un declino cognitivo, oppure con dei fenomeni neurologici focali transitori che possono mimare gli aspetti degli attacchi ischemici transitori. Ecco, qui in particolare va posta molta attenzione nel caso si debba anticoagulare un paziente con questa sintomatologia, fare molta attenzione per stabilire se è stato veramente questo tipo di fenomeno, è stato un TIA o un attacco di questo tipo qua, perché potrebbe sottendere appunto ad un'angiopatia amiloide. Quindi è importante conoscerla, anche perché
è controindicata nella, generalmente l'utilizzo di una terapia anticoagulante, e anche perché ci sono delle alternative nel caso di una fibrillazione atriale per ridurre il rischio tromboembolico, come la chiusura percutanea dell'auricola sinistra. Va detto che nei comuni score di rischio emorragico non è contemplata questo problema, e neanche le raccomandazioni non tengono conto molto di questa cosa, per cui andrebbe ricercata e pensata prima di prendere qualche decisione. Vabbè, questi sono gli aspetti clinici appunto dell'angiopatia amiloide, come già detto, emorragia cerebrale, lento declino cognitivo, forme anche infiammatorie con episodi comiziali, oppure questi fenomeni neurologici focali transitori che mimano gli attacchi ischemici transitori. Per la diagnosi clinica dell'angiopatia amiloide sono stati stilati i criteri di Boston, che poi sono stati modificati. La diagnosi definitiva è una diagnosi solo di tipo istologico e in genere autoptico. Una diagnosi però di buona approssimazione, quindi di probabilità, può essere fatta mediante appunto l'utilizzo della risonanza magnetica con mezzo di contrasto con sequenze specifiche che può evidenziare appunto queste emorragie corticali, i microsanguinamenti, la siderosi in pazienti di età superiore a 55 anni in assenza di altre cause. Questo è un algoritmo decisionale appunto per valutare il rischio emorragico nei pazienti con diagnosi di angiopatia amiloide, e questa situazione, appunto, le varie caratteristiche cliniche, gli aspetti radiologici devono in qualche modo indurre, nel caso sia evidente questo tipo di patologia, ad evitare l'anticoagulazione, che può essere fatta solo nei casi in cui non ci sia una certezza il più possibile sicura di questo problema. In alternativa, appunto, il paziente andrebbe indirizzato ad un cardiologo interventista per valutare la chiusura dell'auricola sinistra, questo per quanto riguarda i pazienti in fibrillazione atriale. Quindi, tornando indietro alla paziente che aveva appunto una storia di pregresso TIA, quel TIA probabilmente non era un TIA ma era un attacco di altro genere, era correlato alla angiopatia amiloide. Se fosse stata fatta una risonanza magnetica con le sequenze specifiche, probabilmente in presenza di questa sintomatologia, dato il riscontro dei microsanguinamenti, la paziente avrebbe evitato di assumere il DOAC avrebbe potuto essere indirizzata appunto ad un intervento di chiusura percutanea dell'auricola. Quindi la Pixaban in questo caso non era assolutamente responsabile di per sé del sanguinamento, che avrebbe potuto esserci con qualsiasi altro anticoagulante, ma era legato alla patologia sottostante che ha provocato appunto questo problema. Scusate, avrei da fare una telefonata, se potete posso fare il caso dopo, devo uscire un attimo, grazie. Passiamo al secondo caso clinico della dottoressa. Penso che si senta comunque. No, passiamo all'altra, la dottoressa Paola Cerroni. Allora, se ci sono domande, no, magari faccio la domanda ai due relatori precedenti, cui faccio i complimenti. Ha già anticipato insomma un po' quello che voglio dire la dottoressa Pasquariello, nel senso che probabilmente grazie anche all'utilizzo dei DOAC, che man mano in Italia si è diffuso rispetto a quando sono usciti nel lontano 2013 col dabigatran, ad alcuni pazienti è stata fatta poi diagnosi anche di patologie importanti, quindi credo che
la gestione di questa tipologia di pazienti con questa tipologia di quadri clinici comporti, per poter utilizzare i DOC, una miglior gestione di tali pazienti. Quindi io vedrei non il bicchiere mezzo vuoto, bensì mezzo pieno. Credo che anche se gli score di rischio emorragico sono stati comunque mantenuti nelle linee guida, sono stati mantenuti nell'ottica che di, come un utilizzo per gestire meglio il paziente stesso e non per controindicare l'anticoagulazione. Pensate la stessa cosa, ecco. Sì, assolutamente. Poi penso che sia anche molto utile tutte le figure che seguono il paziente, quindi anche il medico di famiglia, è molto importante che sia edotto su come gestire e come monitorare. Mi capita di vedere pazienti magari anche in ambulatorio a distanza che hanno avuto la prescrizione e poi per un anno nessuno, perché hanno detto tanto non devo fare l'INR, non c'è bisogno che nessuno mi veda. E invece che la sensibilizzazione sia anche territoriale, secondo me è fondamentale che il medico di famiglia sappia come gestirli. Diciamo che all'inizio c'era un po' di gelosia dei centri, del centro emostasi, a dire no, lo vediamo solo noi, non lo deve vedere nessun altro. Invece poi, quando si è capito il potenziale del rendere così diffusa la gestione, secondo me il paziente ne ha tratto assolutamente vantaggio. Sì. Riguardo al coinvolgimento dei medici di famiglia, secondo me in questo anno e mezzo, io adesso sto rivedendo piani terapeutici scaduti un anno e mezzo, due anni fa, che nessuno ha più visto. Cioè pazienti che hanno avuto addirittura forse anche la prima prescrizione, perché già se è un paziente che lo faceva da più tempo, magari qualche controllo nel frattempo, invece pazienti che hanno avuto magari sul ricovero la prima prescrizione, dopodiché tra chiusure hanno iniziato la terapia anticoagulante, ora si sono resi conto che il farmaco non gli viene più dato e vengono a fare il rinnovo, logicamente gli fai fare gli esami e già ti dicono e perché devo fare gli esami? E già è un e due, ti trovi una signora, ad esempio, che aveva 11 di emoglobina, diceva 11 ma partiva da 16 e tu dici insomma se due anni fa avevi 16 e adesso c'hai 11 forse qualcosa. Quindi si sa che nei primi 3 mesi che l'anticoagulante va monitorato strettamente, questo si dice ad un mese, a 3 mesi, vedere tutti indipendente dalla posizione renale, poi si può anche usare. Del medico di famiglia ci vuole, almeno nel controllo, almeno nel dirgli guarda fai i controlli, non è detto che poi li deve seguire lui se non li vuole seguire, perché però almeno a dirgli al paziente guarda è vero che non è come l'INR che ogni settimana, 10 giorni, 3 settimane lo devi fare, però proprio nemmeno, prendi giù e vai. Invece Alessandro volevo chiedere se, per quanto riguarda l'angiopatia amiloide a priori, quindi prima ancora di arrivare ad una risonanza magnetica, si può descrivere il soggetto più a rischio come caratteristiche, in senso pazienti che intanto sono pazienti che spesso sono maggiori di più che 55, anche sopra i 70 anni, e sono pazienti che cominciano ad avere anche un quadro di deterioramento clinico, deterioramento cognitivo, con un andamento, un esordio molto molto torpido, se ne accorgono i familiari che non ha più le performance che c'aveva un tempo. E purtroppo poi dopo, come dire, sono le TAC anche, cioè banalmente, che il medico di base magari insomma pensa di fargli fare, che già comunque ci danno dei depositi emosiderinici, ci dicono che ci ha avuto già più eventi sia ischemici che anche emorragici. E quindi vedevo l'algoritmo lì che faceva vedere il collega, che dava, come dire, anche una piccola apertura. In realtà penso che neurologi che pensino di dare comunque un anticoagulante se il paziente non si è fatto, cioè un'angiopatia amiloide, anche se non è certo, perché quasi mai abbiamo una diagnosi di certezza, ma fortemente probabile, non ci pensiamo minimamente a dargliela, assolutamente. Però allora
chiedo un'altra cosa. È vero che in teoria per quanto riguarda i DOAC c'è proprio una delle controindicazioni assolute, che è quella, la patologia degli anticorpi antifosfolipidi, ma come mai non è stata inserita l'angiopatia amiloide? Se una volta fatta la diagnosi comunque in linea guida ci sta proprio la controindicazione totale. È un po' come per l'anticorpo, cioè l'indicazione 1A della chiusura dell'auricola, sì. Come mai non è stata comunque inserita? Dici per l'angiopatia amiloide? Sì. Comunque ci sta una controindicazione assoluta a riprendere o a darli gli anticoagulanti. Sì, c'è, perché ne è stata traslata. Però quella degli anticorpi antifosfolipidi è già data. Lì ti chiedo priori, a voi no? Il rischio emorragico se è ancora più elevato, probabilmente. Sì, sì. Gli studi hanno visto che di fatto chi aveva la sindrome anticorpi antifosfolipidi, nonostante prendesse la terapia, faceva i venti. No, questo è torna al discorso, perché poi probabilmente le indicazioni e le controindicazioni derivano dalla popolazione che è stata oggetto di studio. Quindi negli studi clinici erano molto più i pazienti che poi ad uno screening più accurato, avendo manifestato fenomeni emorragici, era emersa la patologia in quanto tale. Quindi. E sotto analisi? Anche no, degli studi piano piano sulla di una certa apertura all'utilizzo. Ora dici, sì. No? In Italia l'AIFA ce l'ha proprio. Controindicazione sì, l'unica però. Però in Europa, anche in Germania, ci sono comunque, hanno fatto anche degli studi in cui si è visto che tutto sommato si potrebbero usare, quindi si possono iniziare a fare degli studi. Quindi in base, diciamo, alle patologie che rientrano nella grande famiglia degli anticorpi antifosfolipidi. Sì, soprattutto no, lì dipende perché? Anche dal tipo di anticorpi. Perché se c'è la triplice positività, sì. Allora è un conto, e forse lì se sono pazienti altamente a rischio trombotico elevato, forse no. Negli altri, chi ha una singola positività, una doppia positività, si può cominciare, cioè in Europa cominciano a utilizzarlo i DOAC. Noi, no, ancora no, però può darsi che piano piano cominciano comunque a fare degli studi. Certo. Quindi, già, dalla platea, domande? Chi è che ancora remore ad utilizzare i DOAC? Per paura poi dell'emorragia cerebrale, inutile che ripeta l'aforismo, no? Che l'emorragia è provocata dal medico, l'ictus invece è un evento, non pensando che chi fibrilla non viene gestito come si deve equivale alla stessa stregua di dover dare un anticoagulante e, tra virgolette, provocare un'emorragia a un paziente, anzi. Anche non dare una terapia appropriata ad un paziente equivale ad un problema, a non dare la miglior terapia, a non dare il farmaco indicato per quel paziente. Utilizzato ormai tutti i DOAC nel momento in cui c'è l'indicazione, avete più paura del rischio emorragico, valutate più i rischi di l'ASBLED piuttosto che i fattori di rischio emorragico modificabili, o vi basate più su CHAT, su CHAT VASC? Perfetto, infatti sapete bene come poi l'AIFA ad un certo punto, recependo tutto ciò che dagli studi clinici era emerso, piano terapeutico, anche se ora è cambiato completamente, non c'è più quello terapeutico dell'AIFA, perdurerà ancora con web care, e ha tolto completamente l'ASBLED come punteggio, quindi compariva ancora il piano terapeutico che si faceva per l'AIFA, ma non compariva più l'item, il criterio numerico, e quello avrebbe bloccato il piano terapeutico. Sapete che è quello che serviva non solo come prescrivibilità del farmaco, come vale per molti per tutti i farmaci, ma anche come rimborsabilità del farmaco, per cui anche senza piano terapeutico un medico in teoria avrebbe potuto prescriverlo, ma se non aveva la prescrivibilità
quel paziente avrebbe dovuto acquistarlo in genere alla farmacia del Vaticano, insomma. Quindi altri? Io quello che vedo, vabbè, io forse la mia visione è un po' più particolare, perché io vedo tutti i pazienti che poi... Diciamo giungo... privilegiata però da questo punto di vista, sì, perché poi li gestisci, li segui nel tempo. Il problema è che quello che vedo, che ormai gli specialisti sono entrati nell'ottica comunque di dare il NOAC, di darlo al DOC, a darlo al dosaggio giusto, non tutto, però insomma rispetto a diversi anni fa si è superato. Il problema forse è il territorio, perché sul territorio la paura è più dell'emorragia, non c'è niente da fare, ma anche con la stessa terapia col warfarin, non solo con i DOAC, certo, rispetto all'evento trombotico, che invece è più, cioè, è maggiore poi nel singolo paziente che io vedo, è più alto il rischio trombotico che non il rischio emorragico, eppure ci sono terapie dimezzate, anche una semplice epistassi durata un minuto in corso di un raffreddore ha fatto portare poi a dimezzare magari un DOAC data in doppia somministrazione, oppure dire no, due o tre giorni non l'assumere. E questo nel territorio c'è ancora, perché comunque, e anche nel paziente stesso, comunque forse non, è colpa anche nostra probabilmente, non vengono ben, non gli viene ben spiegato che forse il rischio emorragico è minimo rispetto a un rischio trombotico. Cioè sospendo, io parlo anche di pazienti con valvole meccaniche, cioè non solo in valvole, cioè, sì, anticoagulazione. C'è anticoagulazione che magari per un'epistassi sospendono uno o due giorni o si trovano con un INR di 1,5 perché magari avevano 3,2 per paura che l'hanno fatto magari privatamente per quelle epistassi, allora diciamo è meglio stare sotto, sicuramente non sanguino, certo sicuramente non sanguini, ma forse ti giochi la valvola, insomma, o ti fai un ictus nei fibrillanti. Così come magari vediamo anche, cardiaspirine a giorni alterni, ma soprattutto una cosa che non è stata, mi pare, nominata fino adesso, la chirurgia minore, il dentista, per esempio. Cioè anticoagulanti tolti per togliere un dente e ce li ritroviamo in pronto soccorso con l'ictus. Quindi per me, per esempio, cioè vengono i pazienti con la richiesta del dentista, di quello del dermatologo, di sospendere l'anticoagulante. Lo può sospendere? Io dico sì, certo, con l'aumento ovvio del rischio di farsi un ictus. Poi se vuoi io lo sospendo. E qua parliamo proprio di non seguire una terapia indicata. Ma Alessandra ha toccato anche un altro punto dolente, che è quello di prescrivere un farmaco non in dosaggio giusto. Quindi il paziente fa quella determinata terapia, magari la prende tutti i giorni, per cui è ciò che si chiama persistenza, ma non la fa nel dosaggio giusto, quindi equivale a non farla. Hai visto addirittura mezze compresse, non riducendo i rischi dovuti a un'anticoagulazione in senso lato, quindi gravando su quel paziente non solo il rischio trombotico ma anche comunque il rischio emorragico, perché dagli stessi studi fatti negli anni, pochissimi perché quando il warfarin fu messo in commercio erano stati praticamente studiati una cosa come 500-600 persone, che oggi come oggi un farmaco in cui vengono studiate 500-600 persone in uno studio non avrebbe mai avuto l'autorizzazione all'immissione in commercio rispetto a migliaia di persone studiate con i DOAC, quindi anche da questo punto di vista sono molto più sicuri. Questo è un altro dato fondamentale, insomma. Quindi ormai credo che il warfarin debba continuare ad essere usato. Io non so chi di voi, quando debba impostare una terapia o quando gestisce un paziente che è sotto il warfarin, fa quello che si chiama TTR2, che è uno score che serve a priori per predire l'efficacia del warfarin in quel paziente. Sa nessuno, si è mai fatta? È uno scopo importante, perché sapete, beh, poi noi qui abbiamo l'esperta Alessandra, quanto sia importante il timing therapeutic range, quindi non soltanto il valore dell'INR
fatto in tempo reale in quel giorno, ma quanto sia persistente poi avere quell'INR adeguato per quel paziente, piuttosto che il fumo di tabacco che incide moltissimo sulla non efficacia del warfarin. In questo score sarebbe importante farlo. È vero che se un paziente è sotto warfarin non ha mai avuto complicazioni, non credo insomma che sia neanche etico, a meno che non ci siano dei motivi precisi, togliere un farmaco che per anni è stato adeguato per quel paziente e introdurre un altro farmaco X. Però nel momento in cui ci sono complicazioni non è che uno dice no, non anticoagulazione, deve settare il farmaco giusto e il DOC giusto per quel paziente, perché i pazienti per me, ma come penso per tutti, non sono tutti uguali, possono avere delle caratteristiche simili, ma poi ogni paziente è un'isola a sé. Riprendiamo? Riprendiamo, sì. Allora, te Gianmarco, il secondo caso clinico. Sì. Questo è un caso decisamente più leggero e... questo parafrasando Roger Rabbit, non so chi ricorda il film dove c'era un tizio che bussava perché diceva che i cartoni non resistono al, insomma, questo ritornello ammazza la vecchia col frit, perché è il caso di una paziente di 91 anni che insomma, quando è arrivata in ambulatorio sembrava che qualcuno ci stesse provando a ammazzarla non col frit ma con palate di medicine. Era una signora appunto con un'anamnesi di cardiopatia ischemica rivascolarizzata nel 2018, pacemaker, fibrillazione atriale in terapia anticoagulante con DOAC, insufficienza renale cronica, diabetica, ipertesa, aveva avuto una gastrectomia per causa non ben precisata, però aveva un'esenzione 0,48, quindi probabilmente era stata catastrofizzata per una neoplasia. Aveva una diverticolosi del colon e era stata ricoverata due volte negli anni precedenti per anemia microcitica, era stata trasfusa. E riferiva in ambulatorio di avere avuto feci scure, nere. Come avete visto, la sua anamnesi farmacologica è abbastanza importante per una persona di 91 anni, ma purtroppo più si va avanti nell'età, più proporzionalmente c'è un aumento di farmaci. E quindi prendeva tutte queste belle cose, insulina, bisoprololo, associazione dosovastatina e zetimibe, acido acetilsalicilico, associazione di acido acetilsalicilico più clopidogrel, apixaban monodose, rifaximina, ferro però, spantoprazolo, telmisartan, insulina lenta. Ecco, quindi già di qua si vede che qualcuno sembrava che volesse, insomma, in qualche modo prendere l'eredità di questa nonnetta. Era una signora comunque che, nonostante i suoi 91 anni, era in condizioni accettabili, eupnoica, orientata, clinicamente aveva un po' di edemi declivi, però i parametri erano buoni, aveva un'emoglobina di 9 con un volume di 83, una modesta insufficienza renale, un INR di 1,24. Abbiamo chiesto subito di ripetere un emocromo che era di una ventina di giorni prima, di fare un assetto marziale e vitaminico, abbiamo chiesto una gastroscopia con sollecitudine. Abbiamo sospeso ovviamente tutte queste cose, acetil salicilico più clopidogrel, acetil salicilico, abbiamo sospeso anche la pixaban, ma per il fatto che questa era sottodosato ed era avrebbe dovuto essere utilizzato in doppia somministrazione, data l'età e la situazione della paziente, ci è sembrato opportuno dare un farmaco monosomministrazione a basso dosaggio. Abbiamo aumentato l'esomeprazolo e dato un po' di diuretico per questi edemi. Dagli esami è uscito fuori un deficit marziale vitaminico, nella gastroscopia è uscito fuori una lieve peremia, una stomite, una lieve peremia del moncone gastrico, senza lesioni, senza erosioni e sanguinamenti attivi. Abbiamo proseguito quindi l'edoxaban e consigliato infusione di ferro e somministrazione di vitamina B12 sottocute per un verosimile ridotto assorbimento legato alla sua terapia. Questo
solo per ricordare come vengono modulate le terapie dopo una rivascolarizzazione percutanea o elettiva o in corso di sindrome coronarica acuta, e comunque la triplice terapia poi diventa duplice e poi alla fine a un anno comunque si prosegue comunque solo con l'anticoagulante. Questa paziente stava assumendo da doppia antiaggregazione da 3-4 anni. Quindi per ottimizzare la compliance, questo è solo per dimostrare che insomma, forse conviene nelle persone molto anziane dare una terapia semplificata, anche se appunto gli anziani, questa è arrivata a 90 anni ed era una personcina ancora molto ben tenuta, ecco, per dire che comunque l'età non è solo l'età anagrafica ma è anche biologica. Questa vecchia di Giorgione nel 500 verosimilmente era una cinquantenne, questa bella 65enne è una persona comunque giovane, giovanile. Anche insomma, questo libro parla di un centenario che è scappato dalla casa di riposo, quindi ecco, anche ad una certa età si può ancora avere una vita attiva. E questi sono dei criteri di fragilità che andrebbero sempre considerati nel caso di, appunto, di persone anziane. In particolare insomma, bisogna fare attenzione appunto alla polifarmacoterapia e ai problemi socioassistenziali. Questa paziente aveva una figlia che però non si occupava molto di lei, aveva una vicina di casa che la aiutava però senza avere gli strumenti e neanche come dire, l'autorizzazione per farlo. Perciò insomma, questa pila di farmaci forse è bene evitarla per le persone così anziane. Anche perché la scarsa aderenza sovente è legata alla memoria, ai disturbi del viso, del visus, alle confezioni molto simili che si confondono, sti poveretti anziani ovviamente non hanno la possibilità sempre di capire bene le differenze tra le scatole. I medici che si occupano degli anziani dovrebbero avere una certa sensibilità e preparazione, e bisogna evitare la frammentazione delle cure. È necessaria sempre una riconciliazione terapeutica per evitare questi guai possibili o comunque anche proprio concreti che si possono verificare. Quindi il medico di medicina generale deve lavorare in stretta collaborazione e simbiosi con gli specialisti, gli farmacisti, assistenti sociali e caregiver, che questa nonnetta non aveva. Hanno fatto anche delle regole per la gestione della politerapia nell'anziano che sono banalissime, però avere una lista di farmaci aggiornata, informare il medico, sono le regole poi anche dei DOAC che vengono messi sul cartellino e tenuti dentro al portafoglio, evitare il fai da te e utilizzare anche strumenti come gli allarmi sui telefoni e sui cellulari o i contenitori di pillole per insomma, ricordarsi delle terapie da utilizzare. Quindi gli anziani andrebbero sottoposti quando c'è necessità di una valutazione multidimensionale per verificare in quale grado di benessere si trovino. Possono essere fit, unfit o frail, e quindi devono essere gestiti con più attenzione a seconda della loro situazione di fragilità. Nella fattispecie questa paziente era una paziente comunque frail, anche se si presentava in condizioni ancora del tutto accettabili. Per finire, questa è solo per dire che i farmaci noti sovente in ambulatorio ma anche in reparto, quelli che vengono, e anche credo in pronto soccorso, quelli che vengono dichiarati sono la punta di un iceberg, perché molte volte vengono
per la difficoltà del momento, oppure proprio per problemi, come abbiamo detto, cognitivi, di memoria o di mancanza di standardizzazione della gestione delle terapie, vengono dimenticati o non dichiarati. Ecco. E con questo vi ringrazio e vi saluto. Una domanda? Allora, è il caso clinico, trattava di una persona anziana. Quanto pensi possa incidere nel prescrivere la terapia anticoagulante, anche terapia anticoagulante in genere, non soltanto i DOAC, il prescriverla ad un paziente anziano a rischio caduta? Ai vari gusti. Bella domanda, certo. Sì, grazie. Di pazienti doveva cadere tipo 250 volte all'anno, 3.000 volte in un anno, perché... io mi ricordavo un po' meno, mi ricordavo tipo 280, qualcosa del genere, per effettivamente ritenere che quel paziente fosse non idoneo alla terapia anticoagulante. Sì, lo studio diceva che il soggetto sarebbe dovuto cadere tutte quelle volte, perché il beneficio apportato dall'anticoagulante fosse annullato rispetto al danno che se ne provocava. Quindi alla fine, insomma, questo è lo studio. Sì. Però poi tra quelli che sono gli studi e il ricepimento da parte di noi sanitari c'è un mare, quindi certo. Comunque per quello, io però insomma, devo dire quanto che pensate mi... rivolto mi è a capitato... tutti, Alessandra, ad Ale, quando... ma anche alla platea, può condizionare un medico nella prescrizione di l'anticoagulazione in una persona anziana, che quindi è una persona che dovrebbe maggiormente essere protetta, il prescrivere l'anticoagulante se questa persona sapete già a priori che può essere a rischio di caduta, quindi con danni cerebrali piuttosto che in altri distretti corpori, ecco, proprio molto, come molto indipendentemente fiero. Dallo studio che sì, aveva dimostrato sì, ciò, no? Certo. Chi gestisce il paziente sappia, abbia la consapevolezza di dover aiutare il paziente fragile, certo. E quindi lo possa anche tenere in cura anche per questo aspetto della caduta, per me. A parte di essere molto fiero di avere una vicina di 82 anni che va in mountain bike fibrillante, alla quale ho messo l'anticoagulante, ovviamente, ma comunque ci stanno tantissimi pazienti che sono disinformati, i pazienti, i parenti, che ti dicono prendo questo farmaco perché me lo ha detto il medico, vero. Oppure sospendono l'anticoagulante perché erano tanti, ho pensato troppi di toglierne farmaci. Uno, quindi non sono consapevoli dell'importanza che hanno, ma poi magari invece stanno mantenendo, non lo so, la vitamina D, perché ultimamente la prendono tutti, che era un po' bassina. Quindi purtroppo c'è tanta disinformazione e ancora tanta paura. Con buona probabilità qualche passo avanti l'abbiamo fatto, come dice Alessandra, altri specialisti comunque cominciano a prescrivere sul territorio, ancora la paura è tanta. E lì probabilmente tanta più informazione riusciamo a fare, tanto meglio è. Perché secondo me c'è tanta, come dicevi tu, disinformazione. Perché poi i nostri pazienti spesso sono anziani tra di loro, poverini, anche il caregiver che ancora di più poi va su internet, legge o addirittura leggono il fogliettino. Una signora l'altro giorno mi ha chiamato disperata, era sabato mattina, di corsa in ospedale, in reparto, dottoressa, è un'urgenza, l'urgenza dei miei pazienti tutti anticoagulati, sanguinerà, mi cadono i capelli, dico come ti cadono i capelli, l'urgenza era mi cadono i capelli. Sì, ma l'urgenza... Non è un'urgenza, però è vero, nel senso che mi è capitato due volte, giovani donne però in quel caso, giovani donne a cui ho dovuto, abbiamo fatto rotazione del DOAC perché avevano avuto alopecia, però l'alopecia è importante, giovani donne, non è un'urgenza, per carità, a 80 però c'è. Anni. Però forse, perché dice l'ho letto, quindi secondo me è anche colpa nostra magari spiegarle che a 80 anni se magari ha due capelli, l'alopecia nella giovane è diverso in meno rispetto a sospendere, perché poi la risposta è stata ho sospeso tutto da due giorni, perché poi aveva sospeso tutto.
No, però allora, poi forse... Alessandra, poi scusa, per inciso, questa paziente io l'ho vista in ambulatorio. Ah, poi è venuta perché tu l'hai vista in ambulatorio, effettivamente era una paziente che aveva 80 anni, ma era una paziente ancora relativamente giovanile e che era veramente, aveva una diradazione dei capelli, era una paziente che avevamo ricoverato, io me la ricordavo prima, e stava veramente perdendo ciocche di capelli, e penso che per una donna anche a 80 anni comunque quello sia un trauma enorme. Però non enorme. Sospendi, cioè gli cambi il farmaco, non no no essere... certo, poi infatti abbiamo anche lì shiftato, abbiamo shiftato perché c'era, è descritta questa cosa. Sì, ecco. Però lei a me mi ha chiamato, mi ha detto io ho già sospeso da 3 giorni perché non so chi, cioè. Ma perché lei perché per lei quel problema era peggiore degli altri, lei avrebbe preferito morire, credo, piuttosto che stare senza capelli. Però, no, credo. Però lì forse credo che. Perché secondo me, però, perché io poi sabato ci ho parlato, gli ho detto guardi, viene lì, se lo prenda, poi dopo cerchiamo, infatti mercoledì l'abbiamo vista subito, però nel frattempo non sospenda. Sì. E lì forse è stata una colpa mia che all'inizio non gli avevo spiegato l'importanza della terapia anticoagulante, come quella signora che alla fine faceva un'unica somministrazione. O come ogni volta, secondo me, soprattutto nei pazienti anziani, nel caregiver, di farsi comunque sempre ripetere la terapia, anche se ti dicono, ma dottore, gliel'ho detta la volta scorsa, così sì, tu ridimmela tutta da capo. E infatti, poi dopo esce fuori che fa l'ASA in un altro generico, la cardiaspirina, che poi è così magari. Certo, posso dire ancora una cosa, che questi, che purtroppo in ambulatorio, l'età, l'avanzamento dell'età porta anche ad un avanzamento dei tempi di gestione dell'ambulatorio, perché se tu ti metti a chiedere l'elenco di tutte le medicine, gli ambulatori non finiscono più, per cui uno magari deve anche ottimizzare, magari sai, dice vabbè me l'ha detto l'altra volta così, però in effetti se tu non lo fai rischi di avere dei problemi importanti. Come richiedere sempre, ma l'anticoagulante, soprattutto la doppia somministrazione, quante volte lo prendi? Perché? E tu dici, ma come quante volte? Perché? Cioè, chi ti dice, ma come, non lo sa 2 volte? Dice, una. Dici, come una? Sì, poi ti dicono, te l'ha detto lei, io. Perché, no, può essere utile, a me capita per esempio in ambulatorio, di utilizzare un questionario che faccio, cioè che distribuisco, che poi devono portare la volta successiva, in cui chiedo le domande. Assumi regolarmente, quante volte? Hai cambiato terapie, in modo che quando arrivano già col questionario compilato, i tempi, perché il CUP vuole 5 minuti per abbattere le liste d'attesa, e che così però sono un po' più ridotti, è già subito un primo... C'è uno strumento... Io ci avevo provato, tornavano zero. Zero, sì, ma infatti... Oppure qualcuno lo faceva di corsa in sala d'attesa, li sgridavo infatti, no, poi quando li sgridi la volta dopo si vergognano e vengono preparati. E adesso c'hanno il test Covid là da fare in sala d'attesa. Però penso che questa cosa sia fondamentale perché comporta il coinvolgimento diretto del paziente. Quindi anche soltanto nella risposta di un questionario è importante, insomma, non è soltanto una terapia che gli viene prescritta, ma viene coinvolto e viene educato ad assumerla ogni giorno, quindi e mantenere quella che è la persistenza, ma essere anche aderente ad una terapia, cioè assumere quel farmaco al dosaggio giusto, perché oggi molte persone, soprattutto le persone magari anziane o che hanno problematiche varie, pensano che anche ad assumere, come ho detto prima, ad un dosaggio non adeguato sia sufficiente, quindi sono sì persistenti perché loro l'assumono ogni giorno. Purtroppo non sono aderenti, quindi comunque la compliance come dovrebbe essere viene meno. E soltanto un altro concetto, mi lego anche al caso clinico che hai presentato, che non passi il concetto che la fragilità è sinonimo di vecchiaia, di anzianità. Il soggetto fragile non è detto che sia anziano, un grande anziano, quindi proprio perché è fragile molte volte deve essere sottoposta a terapia anticoagulante proprio per dargli un'ulteriore protezione, venendo gestito come assolutamente si pazienti giovani sono fragili e quanti concetto, pazienti problematiche croniche. Domande? No, io penso che la cosa basilare sia la valutazione multidimensionale nell'anziano, cioè penso che ogni volta che va dato un anticoagulante vada, diciamo, in qualche modo
oltre alle domande se prendono regolarmente le terapie, come diceva la collega, quante cadute fai l'anno? Cioè, nel senso che magari non te lo dice il paziente stesso anche per vergogna, ma il caregiver, il figlio, il marito, la moglie, sì. E questa è una cosa importante perché io da geriatra le emorragie soprattutto cerebrali le vedo da caduta, da trauma. Anche se poi le cadute diciamo accidentali io non è che ci credo tanto, sono cadute multifattoriali io le chiamo, e ne vedo tante in pazienti con anticoagulanti, soprattutto diciamo quando l'anticoagulazione va fatta, però alcune volte diciamo anche un po' forzata, ecco, diciamo così. Io diciamo che sono a favore dei DOC sempre, però in alcuni tipi di pazienti, ecco, per esempio vedendo quella polifarmacologia lì di quella paziente un po' mi sono alzati i peli, diciamo, scusate il termine, ma non solo per la anticoagulazione, l'antiaggregazione più l'alta antiaggregazione, ma per il fatto che per esempio una paziente con gastroresezione faccia il Pandorc da 40 e con un'emoglobina di 9, con MCV normale, non si pensi che sia un malassorbimento dovuto non solo alla gastroresezione ma anche al Pandorc da 40, che non ha nessuna indicazione in quel caso, dato che non fa più l'antiaggregazione. Ecco, diciamo che, oppure come la statina e le ZMIB associazione a 91 anni, non ha nessun senso, perché il beneficio si porta a 5 anni, insomma una paziente di 91 anni, poco ci sta. Quindi diciamo affrontare la polifarmacologia, sì, con il DOC ok, però vi dico che sulla mia esperienza che le emorragie cerebrali, non solo, anche diciamo fratture ed emorragie consensuali, diciamo in questi tipi di pazienti sono veramente tante, io ne vedo veramente tante. Quindi diciamo fare un'informazione a questi tipi di pazienti e soprattutto ai caregiver, adeguando anche l'ambiente dove è il paziente che fa il DOC, secondo me è fondamentale. E quindi la valutazione multidimensionale è una cosa fondamentale, il collega giustamente faceva la puntualizzazione su questo. Però credo che è importante un po' quello che ha detto anche la dottoressa Pasquariello, anche se il soggetto è a rischio caduta, non togliere quella che è una terapia che lo protegge poi da un problema ictale che condiziona un costo altissimo, non soltanto diretto per il paziente, giorni di degenza, riabilitazione, ma c'è dietro tutti anche quelli che sono i costi indiretti, quindi giornate per cui il caregiver non va a lavorare per assistere il congiunto, certo. Anche perché molte volte poi, per fortuna, tra virgolette, non c'è sempre l'exitus, è un problema ictale, ma non per questo è meno gravoso per il paziente, per i familiari e per tutto il sistema sanitario. Credo che se un paziente a rischio caduta, uno deve mettere sulla bilancia sì il rischio caduta, ma anche il rischio che quel paziente ha se non fa la migliore profilassi antitrombotica. Assolutamente. Ma quindi ogni probabilmente volta che... come diceva la dottoressa, certo. Ecco, supportare quel familiare, con entourage familiare o caregiver per gestire meglio il paziente e impedire che possa cadere, ecco, non lasciarlo andare da solo, supportarlo. Perfetto. Era il concetto che era, ah, quello, okay. Era quello il concetto. Perfetto. Cioè ogni volta che vanno date queste terapie, non solo va fatta una cernita della polifarmacologia nel paziente, cioè dei farmaci che fa, diciamo anche in maniera impropria. Quindi qua già... Ma soprattutto quando vanno dati questi farmaci che comunque espongono al rischio, diciamo, di emorragie, va indagato l'ambiente. E la compliance, No, penso che sia un approccio un po' più complicato di solo togliere i tappeti. Va bene, ovviamente è una battuta. Grazie. Interrompiamo, così passiamo alla terza sessione. La dottoressa Maria Cristina Cordoni e il dottor Luigi Cricco come moderatore. Grazie.
ma aspetta, magari saluto un pochino. Ecco. No, Santo Boni dovrebbe esserci dopo, io so Cripa, no? Questo... Sì, questo. Vabbè, permettetemi di ringraziare Alessandra, dove sei? Eccole. Niente, mi ha invitato a moderare, dice vabbè, mi deve venire a moderare, figurati. Io con Alessandra ho un rapporto particolare, è la mia figlioccia, quindi figurati. Io ci vengo volentieri, dico ma di che parliamo? Dice si dovrà parlare di emorragie, oddio emorragie, come se, l'ha chiarito il giovane collega, no? Valenza, il giovane medico, giovane, dove è andato via, che ha detto e poi è stato ribadito che di fatto gli anticoagulanti, qualsiasi tipo, non è che creano emorragie e questo è ben chiaro. L'origine dell'emorragia è ben altro, al limite qui possono facilitarla. Interessante è stata anche diciamo, la relazione della dottoressa, dove è andata via, però è andata a mangiare, brava, specialmente per quanto riguarda la stenosi aortica. Io faccio il cardiologo, quindi io mi trovo bene in questo ambiente, nel senso che non sono un pesce fuor d'acqua, ma noi veniamo dalla tuttologia, nel senso sì la cardiologia, ma quando c'era l'ematologia, e ho visto che un argomento poi dopo sarà molto interessante, appunto l'oncoematologia, questo chi lo farà poi lo presenteremo in questo senso. È interessante però se io dovessi vedere a tutti quelli che hanno la stenosi aortica, e sono tanti, visto che la stenosi aortica è rapidamente progressiva e quella, la valvulopatia che ha sostituito la stenosi mitralica e tutto, vanno a finire in TAVI, quindi se te le trovi un pochettino anemici, sono persone anziane con multipatologie, magari hanno un volume globulare normale, non vai a pensare che magari ci può essere uno stillicidio emorragico. Interessante anche è stata quella sulle angiodisplasia, anche l'angiodisplasia difficile, qualche volta non la vede a meno che non sia nella fase florida. Non abbiamo parlato che spesso si fanno le scintigrafie con le mazze marcate per poter cercare di vedere se si trova. Va bene, detto questo io mi compiaccio, anzi passo la parola alla collega che ho conosciuto adesso, quindi è vero così, ecco, presentiamo il primo caso, lo dici te, lo dico io comunque, allora lo dico io, te lo dici dopo, vai. Qui diciamo, l'argomento è la gestione del rischio emorragico in oncoematologia. Questa è la dottoressa Alessandra Scardocci. Beh, parlerà dell'acqua, delle cose. Buonasera, grazie a tutti. Diciamo che la mia presentazione è un po' in controtendenza rispetto a quello che è stato detto fino ad ora, perché comunque il paziente oncoematologico è un paziente diverso, con diversi profili anche di fragilità e un diverso rischio emorragico rispetto alla popolazione generale. Allora, iniziamo parlando subito di un concetto fondamentale di base. E cioè che la trombosi è sicuramente una complicanza frequente delle neoplasie sia solide che ematologiche. È infatti vero che un paziente oncoematologico ha un rischio da 4 a 6 volte maggiore rispetto alla popolazione normale di avere un evento trombotico. La trombosi in un paziente oncoematologico rappresenta la seconda causa di morte. E un paziente che ha un tumore e una trombosi sicuramente ha un rischio di morte maggiore sia rispetto al paziente con solo tumore che rispetto al paziente con solo trombosi. Un'altra cosa importante da ricordare è che quando noi vediamo un paziente con un evento trombotico, cosiddetto idiopatico, in cui non riusciamo a trovare una causa scatenante, molto spesso dietro dobbiamo pensare alla presenza di un tumore occulto e lo dobbiamo studiare per quello. Infatti la trombosi può essere una delle prime manifestazioni cliniche di un tumore occulto. I pazienti con un cosiddetto tromboembolismo idiopatico infatti hanno un rischio da 4 a 7 volte maggiore di sviluppare un tumore entro un anno dalla diagnosi del tromboembolismo, e ci sono alcune neoplasie sia solide che ematologiche che molto più frequentemente possono esordire con un evento trombotico. Basti pensare in ambito ematologico alla leucemia acuta mieloide, linfomi non Hodgkin,
così come per quanto riguarda i tumori solidi, ai tumori del polmone, del rene, del pancreas, dello stomaco o dell'ovaio. Ma come, diciamo, una neoplasia, perché c'è un rischio trombotico aumentato? Perché le cellule tumorali attivano la cascata coagulativa in varie misure, in vario modo. Intanto attraverso la liberazione di attività procoagulanti come il tissue factor o il cancer procoagulant, attraverso la liberazione di microparticelle che vanno direttamente ad attivare la cascata coagulativa, stimolando le cellule vascolari, le cellule, i leucociti, le piastrine, favorendone l'adesione e anche attivando l'adesione delle cellule endoteliali. Sicuramente ci sono ovviamente dei fattori clinici predisponenti che possono essere suddivisi in fattori riguardanti il paziente, fattori associati alla malattia e fattori associati al trattamento. Questo perché è molto importante ovviamente ricordare che l'età del paziente, una anamnesi per un pregresso evento tromboembolico, così come l'obesità, l'immobilizzazione prolungata, uno status trombofilico di base o una conta leucocitaria, una conta piastrinica elevata possono predisporre ad un aumento del rischio trombotico. È pur vero che ci sono alcune neoplasie che sono maggiormente associate ad una trombosi. Io sono ematologa e mi piace ricordare che per esempio le malattie mieloproliferative croniche Filadelfia negative, per quanto riguarda sia gli eventi, considerando sia le trombosi arteriose che venose, possono arrivare ad un 40% di manifestazioni. Anche i linfomi non Hodgkin ad esempio hanno un 10% di manifestazioni trombotiche. Ricordiamo che questi pazienti nella maggior parte dei casi, prima di fare una chemioterapia, posizionano un catetere venoso centrale e quello di per sé aumenta il rischio di una trombosi locale e può ovviamente complicare la gestione del paziente. Anche l'utilizzo di alcuni farmaci chemioterapici, l'utilizzo delle terapie di supporto, basti pensare ad esempio all'eritropoietina che la maggior parte dei pazienti fa perché ovviamente si anemizza con la chemioterapia. Ma quando noi abbiamo un paziente neoplastico che fa una trombosi, il trattamento del tromboembolismo è lo stesso dei pazienti non neoplastici oppure ci sono delle diversità? Sicuramente il paziente è diverso ed è diverso perché qui ancora di più noi dobbiamo bilanciare il rischio emorragico con il goal terapeutico del trattamento del tromboembolismo. Questo perché questi pazienti hanno un rischio emorragico intrinseco molto più elevato. Per quanto riguarda i tumori solidi, il rischio emorragico è legato sia molto spesso al fatto che i pazienti presentano un tumore con infiltrazione vasale e sanguinamento, sia legato al fatto che a volte abbiamo ad esempio dei pazienti che presentano una condizione di metastasi epatica, un coinvolgimento epatico con riduzione di produzione di fattori della coagulazione e quindi aumento del rischio emorragico, ma anche la stessa chemioterapia. Ovviamente un certo effetto sul midollo con una plasia conseguente e una piastrinopenia la possono dare e quindi aumentare il rischio emorragico. Ovviamente nei pazienti ematologici il rischio emorragico è notevolmente maggiore, questo perché la maggior parte delle neoplasie ematologiche hanno un coinvolgimento midollare e quindi già di base si parte con una piastrinopenia molto spesso e la maggior parte delle chemioterapie che vengono utilizzate nel trattamento delle neoplasie ematologiche hanno proprio come obiettivo la plasia midollare perché devono andare a trattare una malattia che coinvolge il midollo. Il trattamento iniziale è uguale per tutti, quindi si parte con l'eparina 5-7 fino ad arrivare a 10 giorni, può essere eparina non frazionata, eparina a basso peso molecolare, normalmente si preferisce l'eparina a basso peso molecolare perché la non frazionata ha un maggior rischio di sanguinamento, però poi dopo come continuiamo? Se è vero che in un paziente non neoplastico o anche in un paziente neoplastico che abbia però che sia stato trattato che non abbia un tumore in fase attiva, comunque sono ad oggi utilizzati i nuovi anticoagulanti orali perché la loro efficacia e la prevenzione nel rischio di recidive
con una sicurezza emorragica è confermata. Questo purtroppo non abbiamo ancora dei dati sufficienti nei pazienti, soprattutto oncoematologici, che hanno una neoplasia in fase attiva o comunque sono in fase di trattamento. Ovviamente gli antivitamina K nei pazienti oncoematologici si è visto non essere né sicuri né efficaci, perché sono meno efficaci nel prevenire le recidive trombotiche, ma soprattutto sono gravati da un rischio emorragico molto elevato. Per quanto riguarda i nuovi anticoagulanti orali, che comunque nei pazienti appunto che magari sono in follow up, hanno avuto una neoplasia, un trattamento chemioterapico e fanno i controlli, vengono utilizzati, nel paziente ematologico, oncoematologico purtroppo ancora non c'è una totale sicurezza, e quindi proprio perché mancano pochi studi sono stati fatti su queste categorie di pazienti, e quindi ancora c'è sicuramente una restrizione, o comunque non una totale apertura all'utilizzo. Quindi si utilizza l'eparina, che si è visto insomma prevenire sia le recidive trombotiche senza aumentare il rischio emorragico. Però anche qui, anche nell'utilizzo dell'eparina, noi dobbiamo considerare che questi pazienti molto spesso presentano una piastrinopenia, alcuni lieve moderata, altri una piastrinopenia più importante. Come ci regoliamo quando i pazienti devono fare il trattamento ma sono piastrinopenici? Ovviamente ci regoliamo sulla base del numero delle piastrine. Sopra 70.000 piastrine possiamo essere tranquilli ed utilizzare il dosaggio standard. Se le piastrine sono tra 50 e 70.000, dobbiamo pensare ad una riduzione, perché questi pazienti sono a rischio di sanguinamento. Sotto le 50.000, ma ancora sopra le 30.000, lo dimezziamo; sotto le 30.000 la dobbiamo sospendere. Nei pazienti oncoematologici, diciamo, questo è un punto di grande controversia, anche di sfida. Perché? Perché penso ad esempio ad un paziente con una leucemia acuta mieloide che va incontro ad una chemioterapia di induzione. Ha davanti a sé una plasia molto lunga, a volte anche di 30 giorni. Si fa un evento trombotico importante e lo devo trattare. Come faccio? Molto spesso si è discusso su questo, e la tendenza in alcuni casi è diciamo a dare, come si suol dire, una botta al cerchio e una alla botte, trasfondendolo magari di piastrine per poter continuare il trattamento e poter garantire comunque la risoluzione dell'evento trombotico, che abbiamo visto gravare notevolmente sulla sopravvivenza e sul rischio di morte del paziente. Ci possono essere in questi pazienti però delle controindicazioni assolute alla terapia anticoagulante, per esempio un sanguinamento acuto, un rischio emorragico elevato appunto in un paziente del genere, magari un paziente che ha una trombosi venosa profonda degli arti inferiori. Che cosa faccio? Posso pensare all'utilizzo di un filtro cavale. Ad oggi diciamo che le indicazioni assolute probabilmente rimangono soltanto il sanguinamento acuto e il rischio emorragico molto elevato, perché le complicanze a cui è gravato il posizionamento di un filtro cavale sono notevoli, non debbono essere tralasciate. Il rischio di una trombosi cavale, di un'emorragia retroperitoneale, una perforazione del vaso o lo stesso dislocamento del filtro. Un punto molto importante secondo me da ricordare è il caso della coagulazione intravascolare disseminata, perché questi pazienti, nella gestione appunto del rischio emorragico e trombotico, dobbiamo ricordare che possono andare incontro a una CID anche frequentemente. E questo perché? Perché la neoplasia, abbiamo detto, determina un'attivazione sistemica della coagulazione. Questo comporta da una parte l'aumentata formazione di fibrina con la formazione di trombi e trombosi microvasale, che va trattata perché ovviamente è una condizione che pone il paziente ad un rischio, anche rischio di vita, ma dall'altra questa attivazione sistemica della coagulazione porta ad un consumo di piastrine e fattori della coagulazione con un fenotipo emorragico. Quindi questi pazienti sono quelli in cui ancor di più la valutazione di bilanciare il rischio emorragico col trattamento trombotico è più stringente. Qui dobbiamo distinguere fra il trattamento della CID nel paziente sanguinante e nel paziente non sanguinante, perché molto spesso è il dilemma più grande e la gestione di questi pazienti diventa veramente complicata.
Ovviamente in un paziente sanguinante, se di base l'indicazione alla trasfusione piastrinica è diciamo in assoluto sotto le 10.000 piastrine, se non ci sono comunque sanguinamenti, o sotto le 20.000 se il paziente sta sanguinando o è febbrile, in un paziente con CID sanguinante anche sotto le 50.000 piastrine lo devo trasfondere di piastrine. Se poi, considerando i parametri coagulativi, ha un PT razio superiore a 1,5 o un APTT razio superiore a 1,5 o un fibrinogeno sotto 1 g/L, 100 mg decilitro, quali sono i nostri standard di laboratorio, dobbiamo fare anche il plasma, perché questi sono dei pazienti che vanno trattati e nel momento in cui noi risolviamo il sanguinamento possiamo trattare anche il problema della trombosi microvascolare. Nel paziente non sanguinante noi non ci dobbiamo far problemi a trattare, ovviamente, proprio perché sappiamo che la parte dell'attivazione della coagulazione con la trombosi è un elemento molto importante, ma dobbiamo ovviamente sospendere l'eparina nel caso in cui le piastrine scendano sotto le 30.000 o il PT razio sia superiore a 1,5, la PTT razio superiore a 1,5 o il fibrinogeno ritorni basso. Mi preme appunto porre l'attenzione su questa categoria di pazienti, che sicuramente è una categoria molto fragile, delicata, ma in cui la gestione tra il rischio emorragico e il trattamento della trombosi diventa più stringente, perché molto spesso questi sono dei pazienti che hanno un'aspettativa di vita che può essere anche buona grazie ai trattamenti che noi adesso abbiamo nel trattamento appunto delle neoplasie, e perderli per una non corretta gestione o paura di trattare magari degli episodi, dei fenomeni trombotici, ci può portare ovviamente a limitare nel trattamento e non perseguire quell'orizzonte, diciamo, di guarigione che il paziente può avere. Grazie. Le domande le facciamo tutte dopo? Direi di sì, no? Anche perché poi c'è Giorgia che si ricollega. Dottor Santoboni stava collegato? Sarebbe... Lo vediamo subito? Ok, allora introduciamo il dottor Gianluca Santoboni, che ci parlerà della valutazione e trattamento degli ematomi dei tessuti molli. Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito, mi dispiace molto non essere tra voi. Vi parlerò degli ematomi dei tessuti molli, una complicanza possibile in corso di terapia anticoagulante, nella maggior parte dei casi una complicazione benigna, ma che talvolta può complicarsi fino all'exitus del paziente. Partiamo da alcuni casi clinici pratici, i primi due presi dalla letteratura su un argomento, sull'argomento del momento, cioè il Covid-19. Sappiamo bene come questa malattia possa indurre nel paziente uno stato iperinfiammatorio e di ipercoagulazione, e per questo l'utilizzo dell'eparina entra nel protocollo di trattamento. Il primo paziente è un uomo di 48 anni che arriva in pronto soccorso per febbre, malessere, tosse, insufficienza respiratoria, a cui viene diagnosticata una Covid-19. Il paziente effettua terapia con remdesivir, desametasone, tocilizumab, fa ventilazione non invasiva e viene pronato per 16 ore al giorno. Il terzo giorno, per il peggioramento clinico, viene intubato. Al giorno 6 viene introdotta eparina non frazionata a dosaggio terapeutico per l'incremento del didimero. Al giorno 27 il paziente sviluppa una lombalgia insidiosa con irradiazione all'arto inferiore destro, ipoestesia della coscia, ipotensione e successivamente anemizzazione.
Esegue quindi un attack con mezzo di contrasto che mette in evidenza, come potete vedere dall'immagine, un ematoma bilaterale dell'ilopsoas con stravaso di mezzo di contrasto, quindi l'evidenza di un sanguinamento attivo. Viene quindi sospesa l'eparina, eseguita un'embolizzazione endovascolare urgente e il giorno 60 viene dimesso. Il secondo caso è sempre un uomo giapponese di 60 anni con alcune comorbidità, un diabete mellito, un'insufficienza renale cronica e un'ipertensione, che entra per il medesimo motivo del paziente precedente, un'insufficienza respiratoria anche peggiore, viene fatta diagnosi di una Covid-19 di grado severo, viene effettuata terapia con desametasone, remdesivir più baricitinib, che è un JAK inibitore indicato per l'artrite reumatoide, viene quindi intubato. Anche a questo paziente viene introdotta eparina non frazionata al dosaggio terapeutico, il giorno 8 viene estubato il paziente, ma il giorno 10 comincia a sviluppare un dolore intenso all'arto inferiore di sinistra, non responsivo a terapia analgesica, sviluppa una progressiva lieve anemizzazione ed ipotensione. Fa quindi un attack con mezzo di contrasto che mette in evidenza un ematoma bilaterale dell'iliopsoas, indicato dalle frecce arancioni, e viene quindi sospesa l'eparina e viene effettuata un'embolizzazione. E anche questo paziente al giorno 22 viene dimesso. Anche i colleghi dello Spallanzani scrivono un articolo su una case series dicendo che l'ematoma dell'iliopsoas spontaneo rappresenta un warning nei pazienti ricoverati per Covid-19. Questo perché su 925 ricoverati loro evidenziano 7 casi di ematoma dell'iliopsoas. Questa incidenza, quindi 7 casi, 7,6 casi per 1000 ospedalizzazioni, è doppia rispetto a quella attesa per i pazienti non Covid. Anche i pazienti dello Spallanzani erano in terapia con eparina a basso peso molecolare, 4 su 6 con un dosaggio terapeutico e 2 con eparina a dosaggio profilattico. Di questi 6 pazienti solo un paziente ottantenne è deceduto. Quindi la Covid-19, oltre che presentare quindi dei fattori di rischio classico per emorragia dell'iliopsoas, quindi l'età, le comorbidità, l'indice di massa corporea, appunto la terapia anticoagulante, probabilmente presenta una delle caratteristiche peculiari che espongono il paziente al rischio di emorragia, e quindi la coagulopatia, la piastrinopenia e la piastrinopatia, la disfunzione vascolare sotto forma di infiammazione vascolare, vasculite, ed il microtrauma legato alla tosse, al vomito e alla mobilizzazione del paziente in posizione prona. Però senza scomodare i giapponesi, parliamo invece di una donna di 88 anni che attualmente è ricoverata presso il nostro reparto, una paziente affetta da demenza e sindrome d'allettamento, che a maggio 2022 viene ricoverata in medicina d'urgenza per una microembolia polmonare, effettua terapia con enoxaparina a dosaggio terapeutico e sviluppa un ematoma dell'iliopsoas, e vedete, con dei fini spot di iperdensità consensuali. L'enoxaparina viene quindi all'inizio sospesa e poi reintrodotta a dosaggio profilattico. Tuttavia, un mese dopo, per un peggioramento del quadro respiratorio, viene ripetuta una TAC torace addome che mostra a livello addominale una minima riduzione dell'ematoma e l'assenza di sanguinamento in fase attiva, ma purtroppo una progressione dell'embolia polmonare. Quindi un'embolia polmonare massiva a livello del tronco della polmonare di destra. Per questo viene ricoverata questa volta presso il nostro reparto, dove è stata reistituita terapia con enoxaparina a dosaggio terapeutico. La paziente al momento è stabile da un punto di vista dell'emoglobina, dell'emodinamica, è migliorato il quadro respiratorio.
Comunque la signora Neda ci pone una questione, cioè quando riprendere la terapia anticoagulante dopo un evento emorragico in corso di terapia? E a questa domanda proveremo poi a rispondere. Per entrare sempre nel pratico, sfruttiamo questo studio francese, il SACA Study, per andare un po' ad analizzare l'entità del problema. Il SACA Study è uno studio prospettico in multicentrico in 5 ospedali francesi, dove hanno descritto in un periodo di 3 anni tutti i pazienti consecutivamente giunti in pronto soccorso per un evento emorragico in corso di terapia antitrombotica, quindi anticoagulante ed antiaggregante. Hanno registrato 6.484 accessi, di cui 2.090, quindi il 32,2% del totale, con emorragia maggiore non intracranica e non gastrointestinale. Di questi 375 pazienti, quindi il 5,8% del totale, avevano un ematoma muscolare maggiore, con un'età media di 81,4 anni. La sede più colpita sono stati gli arti inferiori, a seguire i muscoli addominali, cioè i muscoli retti e l'iliopsoas, poi gli arti superiori e poi le altre localizzazioni. I pazienti erano soprattutto donne anziane, fa eccezione solo l'ematoma dell'iliopsoas. Metà dei pazienti aveva in anamnesi un trauma come una caduta accidentale a terra. 3/4 dei pazienti assumeva anticoagulanti orali, di cui il 95% antagonisti della vitamina K e il 4,6% anticoagulanti diretti. Se andiamo ad aggiungere anche gli anticoagulanti parenterali, arriviamo al 91,2%. Quindi diciamo che gli ematomi muscolari sono strettamente legati alla terapia anticoagulante. Per quanto riguarda il trattamento, l'84% dei pazienti ha necessitato di un'ospedalizzazione con una durata media di 10 giorni, in circa la metà è stata effettuata una reversal therapy, il 63% ha necessitato di emotrasfusioni, solo un 12% una chirurgia per sindrome compartimentale, questo soprattutto per gli ematomi degli arti. L'embolizzazione nel 3,5% dei pazienti. La mortalità non è irrilevante, è 8,5%, maggiore nei pazienti con l'ematoma dell'iliopsoas, dove purtroppo la mortalità raggiunge il 20-30%. Quindi i fattori predittivi di mortalità sono rappresentati dall'ematoma dell'iliopsoas, da una riduzione di 20 unità di pressione arteriosa e da una perdita di 2 grammi di emoglobina. Se andiamo a vedere i pazienti con ematoma dell'iliopsoas, sono solitamente prevalentemente uomini, sono leggermente più giovani rispetto alle altre localizzazioni, hanno una pressione arteriosa media inferiore, una maggiore incidenza di insufficienza renale, una maggiore anemizzazione, quindi a identificare un fenotipo di paziente più impegnato. Il trauma è invece presente nella maggior parte dei casi degli ematomi degli arti, circa la metà, 50-60%, è invece minore l'incidenza del trauma negli ematomi addominali, che spesso sono spontanei. Quindi passiamo a dare qualche definizione di ematoma muscolare spontaneo. È uno stravaso ematico in un gruppo muscolare, prevalentemente si realizza a livello dei muscoli della cintura addominale. L'incidenza di questi ematomi nei pazienti anticoagulati è pari allo 0,6%. Fattori di rischio sono rappresentati dall'età avanzata, da una vasculopatia, quindi l'aterosclerosi, e quindi le comorbidità, il diabete, l'ipertensione, l'insufficienza renale, i disordini della coagulazione, quindi la terapia anticoagulante, il microtrauma, come ad esempio uno sforzo a glottide chiusa, malattie del collagene o malattie degenerative muscolari.
da un punto di vista quindi patofisiologico si realizza la coincidenza di una triade di fattori, quindi una microangiopatia multifattoriale in associazione a un microtrauma, in associazione a un disordine della coagulazione. Da un punto di vista classificativo abbiamo quindi ematomi piccoli che sono contenuti all'interno della fascia muscolare e che prognosticamente si risolvono spontaneamente con una terapia conservativa, invece ematomi voluminosi in cui si realizza un sanguinamento importante e il paziente ha segni di grave anemizzazione, di instabilità emodinamica, e questi pazienti spesso devono andare incontro a un trattamento più invasivo. Per parlare di ematomi dei muscoli addominali dobbiamo rivedere un attimino l'anatomia. Possiamo distinguere due gruppi principali: un gruppo anterolaterale rappresentato dal retto dell'addome, l'obliquo esterno, l'obliquo interno e il trasverso, e un gruppo di muscoli posteriori, quindi l'iliaco, lo psoas e l'elevatore, l'erettore della colonna. E dobbiamo anche conoscere quali sono le arterie, quindi, che vanno a irrorare questi muscoli. Per quanto riguarda i muscoli anterolaterali, l'arteria epigastrica inferiore profonda, che deriva dall'iliaca esterna, l'arteria epigastrica superiore, che deriva invece dai vasi toracici, e l'arteria iliaca circonflessa profonda, anche questa derivante dalla iliaca esterna. Invece i muscoli posteriori sono irrorati dalle arterie lombari, che partono direttamente dall'aorta, e dalle arterie ilio-lombari, che partono da una diramazione dell'arteria iliaca interna. Un altro punto di refere anatomico importante è la linea arcuata di Douglas, che è una linea che è posizionata poco sotto l'ombelico. Perché è importante questa linea? Perché al di sopra di questa linea le aponeurosi dei muscoli obliquo interno, obliquo esterno e trasverso avvolgono sia anteriormente che posteriormente i muscoli retti, e quindi contengono i muscoli retti e i vasi epigastrici, questo al di sopra, mentre al di sotto di questa linea le aponeurosi passano solo anteriormente, e quindi i vasi epigastrici sono direttamente a contatto con la fascia trasversale e col peritoneo. Clinicamente questo si traduce nel fatto che gli ematomi al di sopra della linea arcuata sono ematomi legati a lesioni distali dei vasi epigastrici, sono di piccole dimensioni e contenuti, mentre al di sotto della linea arcuata sono lesioni più prossimali, posteriormente non c'è contenzione e quindi questi ematomi possono più facilmente espandersi nello spazio retroperitoneale. Per quanto concerne la diagnosi clinica, è sicuramente difficile, perché il paziente che sviluppa un ematoma addominale spontaneo ha una sintomatologia insidiosa. In anamnesi può avere effettuato uno sforzo a glottide chiusa, quindi tosse, è in corso terapia anticoagulante, comincia a sviluppare un dolore proteiforme, magari irradiato agli arti inferiori, può avere sintomi generali di anemizzazione, e quindi la tachicardia, l'ipotensione e il pallore. È possibile obiettivare una dolorabilità locale, un peritonismo. Se si è più fortunati, l'ematoma può divenire più superficiale e gli esami possono mostrare la presenza di anemia e insufficienza renale. Ma sicuramente per fare una diagnosi abbiamo bisogno del radiologo. Il primo esame è la TAC senza mezzo di contrasto. Questo permette di fare la diagnosi, definisce la localizzazione, le dimensioni e l'estensione dell'ematoma. Inoltre permette di escludere altri processi patologici che possano giustificare il dolore, tuttavia non permette di visualizzare con precisione l'origine dell'emorragia
o determinare la presenza di un rifornimento dell'ematoma. E quindi attraverso la TAC senza mezzo di contrasto è possibile operare la classificazione di Berna, che è una classificazione prognostica del paziente. Quindi un Berna 1 è un ematoma intramuscolare unilaterale che non disseca la fascia, clinicamente il paziente ha un'emoglobina stabile, ha un dolore moderato e la terapia è conservativa. Un Berna 2 invece è un ematoma che può essere bilaterale, che determina una dissezione tra il retto e la fascia trasversale, ma non c'è estensione in regione sovrapubblica, c'è una lieve riduzione dell'emoglobina e il paziente deve essere ospedalizzato, trasfuso. Infine c'è un Berna 3 che invece è un paziente con un ematoma bilaterale con una ampia dissezione della fascia e un'estensione intraperitoneale dell'ematoma. Clinicamente il paziente presenta una riduzione significativa dell'emoglobina, un'instabilità emodinamica. Questi pazienti hanno bisogno sicuramente di una reversal therapy, di terapia di supporto, ma spesso anche di una terapia più invasiva. L'ATAC con mezzo di contrasto è fondamentale completamento dell'ATAC senza mezzo di contrasto, perché ci aggiunge un'informazione, cioè ci va, può andare a rilevare la presenza di sanguinamenti con flusso maggiore a 0,3 ml minuto, quindi ci dà un'informazione anche prognostica. Ha una sensibilità dell'80%, una specificità del 67% rispetto all'arteriografia. Vengono effettuate tre fasi, una fase arteriosa, una fase venosa, una fase ritardata, e è possibile identificare questi spot ipericogeni di leak attivo di mezzo di contrasto nella fase arteriosa o un enhancement nella fase venosa. Passiamo quindi all'ultima parte, alla terapia. Non esistono linee guida ben precise. Il trattamento è controverso ed è guidato dalle condizioni del paziente. Però deve essere chiaro che non possono essere applicate, diciamo, non possono essere applicati gli accorgimenti dell'ematoma traumatico, perché l'ematoma spontaneo ha una fisiopatologia differente, cioè sono spesso pazienti anziani con varie comorbidità, con un disturbo della coagulazione indotto. Fortunatamente c'è da dire che la maggior parte degli ematomi è self-limiting. Il trattamento conservativo è un trattamento da eseguire per tutti i pazienti, quindi il riempimento volemico per mantenere una buona emodinamica, l'emotrasfusione in caso di anemizzazione grave, la sospensione dell'anticoagulante, questo nei casi minori, o la reversal therapy, di cui ci sarebbe molto da dire. Ciascun anticoagulante presenta una sua specifica reversal therapy, e quindi andiamo dall'idarucizumab, che è un anticorpo monoclonale inibitore dabigatran del dabigatran, all'andexanet, che è un inibitore dei farmaci che invece agiscono sul fattore 10, quindi l'ixabani e il fondaparinux, il plasma, il concentrato protrombinico e poi anche altri rimedi come l'acido tranexamico, l'emodialisi o il carbone attivo. Il trattamento chirurgico è un trattamento che è gravato da complicanze. Identificare la fonte del sanguinamento è spesso complesso, quindi il trattamento chirurgico è complicato da frequente recidiva e è indicato, come abbiamo visto anche nel SACA study, soltanto in caso di sindrome compartimentale, quindi spesso negli ematomi degli arti o in ematomi che determinano una compromissione neurologica. E infine il trattamento endovascolare,
quindi il trattamento radiologico di embolizzazione arteriosa, sicuramente meno invasivo, più selettivo. Ci sono tassi di successo tecnico intorno al 75-100% e di successo clinico tra il 57 e il 69%. Il successo tecnico è la chiusura dei vasi, il successo clinico è l'assenza di un risanguinamento nelle 96 ore successive il trattamento. Il tasso di ricorrenza è tra il 16 e il 25%, si realizza nei pazienti che solitamente sono più gravi, coagulopatie più gravi. C'è poi da distinguere una target embolization da empiric embolization. La target embolization praticamente si realizza quando dall'angiografia emerge chiaramente il vaso sanguinante. L'empiric embolization è invece un'embolizzazione che viene realizzata in maniera empirica quando non si identifica con perfezione la fonte del sanguinamento all'angiografia digitale. E l'empiric embolization, ad esempio, è molto utilizzata in campo gastroenterologico, quindi nelle emorragie digestive, laddove non si riesce chiaramente ad identificare la fonte del sanguinamento. Se vogliamo quindi riassumere in un algoritmo clinico radiologico, si parte con la TAC senza mezzo di contrasto, ci permette di classificare Berna 1, Berna 2 e Berna 3. Il paziente Berna 1 è solitamente un paziente stabile che andrà poi a terapia conservativa. Possiamo fare attenzione a quella linea arcuata di cui abbiamo parlato. Il sanguinamento al di sopra della linea arcuata non ci preoccupa affatto, sotto la linea arcuata invece bisogna fare più attenzione. Un Berna 2 e un Berna 3 va invece a una angio-TC. L'angio-TC può mostrare l'assenza di contrast enhancement. Questo potrebbe tranquillizzarci, ma chiaramente anche qui dipende dal quadro clinico, perché in presenza di una persistente instabilità emodinamica oppure di un calo progressivo dell'emoglobina che necessiti quindi trasfusioni continue, nonostante la negatività dell'angiotac, potrebbe comunque essere indicato fare un'angiografia digitale. Invece, chiaramente, laddove l'angiotac è positiva e il paziente è instabile, si passa ad un'angiografia digitale e quindi a una successiva embolizzazione. Quindi, se vediamo il percorso radiologico ottimale, partiamo dalla sequenza A, TAC senza mezzo di contrasto, che evidenzia la presenza dell'ematoma del retto. Successivamente vengono B, C e D, è un TAC con mezzo di contrasto nella fase arteriosa venosa e ritardata che mostra la presenza di insanguinamento attivo. Nell'immagine E viene effettuata l'angiografia che mostra uno stravaso ematico e quindi F è la successiva embolizzazione. Vi porto una casistica recente su 43 pazienti che hanno effettuato terapia endovascolare. Sono pazienti, vedete, anziani con un'emoglobina intorno ad 8,5, quindi pazienti con emorragia maggiore, un INR di 1,25, quindi i pazienti che fanno ematomi spontanei addominali spesso hanno fanno dosi terapeutiche dell'anticoagulante. Il successo tecnico anche in questa casistica è del 100%, il successo clinico del 77%, quindi in linea con i dati che abbiamo mostrato prima. Si è verificata solo una complicanza minore, un ematoma nel sito di iniezione del catetere, quindi a livello dell'arteria femorale. Questo a testimonianza della sicurezza di questa procedura. Per quanto concerne le arterie embolizzate, soprattutto lombare, iliolombare e l'epigastrica, voglio segnalare come in 18 casi di 43, quindi nel 42% dei casi, è stato embolizzato più di un distretto arterioso, e 15
di 18 erano ematomi posteriori, quindi questo a testimonianza come gli ematomi dei muscoli posteriori, quindi dell'iliopsoas, sono ematomi più complessi e a prognosi più infausta. Ci sono stati 10 pazienti che hanno risanguinato entro 96 ore e che sono stati ritrattati. Per quanto riguarda la localizzazione, era prevalentemente posteriore. All'angiotac è stato rilevato un sanguinamento attivo nel 72% dei casi. L'angiografia ha portato questo dato al 79%. C'è da dire che quindi un 21% dei pazienti ha subito un'embolizzazione blind, tuttavia non vi sono differenze significative nell'outcome e nelle complicanze tra la blind embolization e la target embolization. Infine, cerchiamo di rispondere alla domanda di Neda, cioè quando ricominciare la terapia anticoagulante dopo un evento emorragico. Sugli ematomi dei tessuti molli c'è poco in letteratura per rispondere a questa domanda. Ho trovato questo lavoro su 156 pazienti con ematomi dei retti addominali in corso di terapia anticoagulante. Il 62% dei pazienti ha reintrodotto la terapia anticoagulante con un tempo medio di ripresa di 4 giorni, quindi arriviamo a circa una novantina di pazienti, solo 2 hanno avuto una ripresa del sanguinamento dell'ematoma. Quindi questo studio testimonia come sia tutto sommato sicura la reintroduzione della terapia anticoagulante dopo circa una settimana dall'emorragia. A fronte questo di 5 eventi trombotici, quindi vedete come la reintroduzione della terapia anticoagulante debba rappresentare un piano di default nel paziente che ha subito un evento emorragico. Chiaramente, non essendoci dei dati forti, la scelta deve essere individualizzata comunque sul singolo paziente. In questa tabella quindi ci sono dei fattori a favore della reintroduzione e dei fattori contro la reintroduzione, e qui possiamo andare da estremi molto diversi. Quindi da una parte possiamo avere il paziente con una valvola meccanica, quindi ad alto rischio trombotico, che ha avuto un'emorragia conosciuta e risolta, questo chiaramente reintrodurrà la terapia anticoagulante. Dall'altro magari abbiamo un paziente con una pregressa trombosi venosa profonda provocata, con un INR difficilmente a range, che va incontro ad un sanguinamento maggiore magari a livello cerebrale. In questo paziente potrebbe essere proprio rivalutata la necessità di reintrodurre la terapia anticoagulante. Quindi, per concludere, alcuni punti chiave. Gli ematomi dei tessuti molli sono una complicanza possibile in corso di terapia con anticoagulanti. Nella maggior parte dei casi hanno una buona prognosi, ma tuttavia vi sono dei casi più complicati. Gli ematomi muscolari maggiori che arrivano in pronto soccorso sono causa di ospedalizzazione, possibile causa di morte, 8,5%, con particolare attenzione agli ematomi dell'iliopsoas. Per quanto concerne la diagnosi, ci vuole un alto sospetto clinico e poi è necessario interagire con il radiologo sia per confermare la diagnosi che per stratificare prognosticamente il paziente che per decidere un piano di terapia. TAC ed angiotac sono metodiche fondamentali per definire localizzazione, dimensione e presenza di rifornimento dell'ematoma. Il trattamento conservativo è il primo approccio in tutti i pazienti, da pazienti più lievi a pazienti più gravi.
Il trattamento endovascolare con embolizzazione arteriosa rappresenta oggi un'opzione efficace e sicura nei pazienti più complicati e più stabili, sebbene non ci siano dati specifici sugli ematomi dei tessuti molli, dopo un evento emorragico reintrodurre la terapia anticoagulante dovrebbe essere il piano di default. Tuttavia è necessaria una valutazione rischio-beneficio nel singolo paziente. E con questo vi ringrazio e vi mando un caro saluto. Grazie dottor Santobani, ci dicono la regia che è in collegamento con noi, se vogliamo quindi anticipare un pochino le domande così approfittiamo della sua presenza. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Mi sentite? Sì. Sì. Allora, mi dispiace non essere potuto stare lì con voi, spero che insomma sia stata... non vi siate addormentati soprattutto con il mio video e, non so se avete qualche domanda, qualche chiarimento, io sono a disposizione. Luca, ciao, sono Alessandra, tu credo, ci vedi? Sì. Forse è una domanda cattiva, difficile, ma c'è un time dei controlli di questi pazienti? Cioè una volta che hanno ripreso la terapia anticoagulante, quando fare il controllo, come, c'è qualcosa in letteratura o come penso ci sarà molto poco? Allora, purtroppo no. Non c'è niente in letteratura che definisca il timing del controllo, quindi deve essere qualcosa sempre ragionato sul singolo paziente. Diciamo in maniera cautelativa uno potrebbe fare un primo controllo prima della reintroduzione della terapia anticoagulante e magari un secondo controllo a distanza. Questo sempre che clinicamente il paziente non peggiori, quindi sempre tenendo d'occhio la pressione arteriosa, cioè l'emodinamica del paziente e soprattutto i valori di emocromo. Io penso che questo possa essere un atteggiamento cautelativo, insomma, molto, molto accorto. Poi se ne può parlare. In alternativa uno potrebbe reintrodurre la terapia anticoagulante senza fare un primo controllo e fare magari direttamente un controllo a distanza. Il messaggio comunque che volevo dare dalla relazione è l'importanza di ricominciare la terapia anticoagulante, quindi non avere paura, i dati non sono molti, però quello studio che sono riuscito a rimediare insomma ha dimostrato come solo 2 su 90 pazienti hanno risanguinato e quindi io penso che l'anticoagulante debba essere ricominciato, perché nel nostro bilancio dobbiamo sempre tenere ben conto che il paziente ha un rischio trombotico comunque rilevante. Altre domande? Va bene. Sono una considerazione, sì, so io che chiacchiero, vabbè, io tanto se mi conosce lo sa che chiacchiero, quindi... No, di tutta la presentazione, a parte l'anticoagulante, ma anche l'importanza della radiologia interventistica, che forse in un'equipe multidisciplinare il radiologo interventista sta prendendo sempre, sempre
più piede e forse deve essere coinvolto sempre di più. Magari anche loro ci possono dare un aiuto sul decidere il time del controllo, non su quando riprendere o meno la terapia anticoagulante, ma magari ci possono dire in base al tipo, alla sede, alla grandezza, di farlo ad una settimana, un mese, 10 giorni. Insomma, secondo me anche di coinvolgere loro nelle nostre decisioni. Tu che ne pensi? No, io sono d'accordo. Considera che molti articoli che ho citato nella presentazione sono fatti da radiologi. E penso che sia un lavoro a quattro mani, nel senso che il radiologo fa la diagnosi, può stratificare prognosticamente il paziente in base a alcune caratteristiche radiologiche, ad esempio la localizzazione dell'ematoma sopra o sotto la linea arcuata e soprattutto la presenza o meno di un rifornimento all'angiotac. Quindi io sono d'accordissimo con te che di fronte a una complicanza di questo tipo bisogna rapportarsi con il radiologo, che mi sembra abbia soppiantato il chirurgo nella gestione interventistica di questo tipo di ematomi. Quindi la prossima volta dovremo invitare anche il radiologo interventista, penso. Altre domande? Salutiamo e ringraziamo il dottor Santoboni, è stato un piacere. Grazie, alla prossima. Buon proseguimento. Passiamo alla terza relazione, no? Delle piastrinopenie, patie più penie e patie eventualmente, e la terapia anticoagulante, la dottoressa De Santis Giorgio. Questo è interessante, l'ematomi un pochino di meno. Buonasera a tutti, saluto e ringrazio il dottor Luca Moriconi, la dottoressa Fiorentini, tutta la FAI del Lazio Nord per avermi invitato questa sera. Il congresso è stato interessantissimo. Siamo all'ultima relazione dell'ultima sessione e l'argomento scotta, ecco. Piastrinopenia e terapia anticoagulante, un argomento complesso, un argomento trasversale in cui abbiamo poche evidenze cliniche. Noi conosciamo il ruolo centrale delle piastrine, no? Nel processo emostatico, mantengono l'integrità vascolare, iniziano poi il processo emostatico, quindi dopo la fase vascolare, la fase piastrina, la formazione del tappo bianco, la fase poi della emocoagulativa e poi la fase fibrinolitica. Allora, le cause di piastrinopenia, non voglio fare una disamina delle cause di piastrinopenia, però le cause di piastrinopenia sono tante, sono diverse, li ho così banalmente suddivisi da prevalente difetto di produzione, accelerata distruzione, prevalente alterata distribuzione. Prevalente perché non interviene quasi mai un unico meccanismo. E le patologie che possono causare piastrinopenia, abbiamo detto, sono tantissime: le patologie ematologiche, le patologie oncoematologiche, i tumori solidi anche, no, per radiochemoterapia, allo stesso modo le patologie oncoematologiche, i farmaci sia con meccanismo immunomediato che meccanismo non immunomediato, la patologia prevalente accelerata di istruzione come la piastrinopenia immune e più o meno associata il lupus, la sindrome di anticorpi antifosfolipidi, la CID, le infezioni acute più o meno associate alla CID e poi tutte quelle situazioni, la cirrosi e tante altre patologie che possono causare splenomegalia con sequestro splenico. Ne va che i pazienti piastrinopenici sono una popolazione molto eterogenea e probabilmente non potremo pensare a trattare tutti nella stessa maniera. Noi abbiamo imparato, ecco, sui libri di ematologia che la piastrinopenia si definisce lieve fino a 100.000 piastrine, moderata fino a 50.000 piastrine, severa al di sotto delle 50.000 piastrine. Sono cutoff empirici, al di sotto delle 50.000 piastrine il rischio emorragico di emorragia
più post-traumatica, molto più raramente spontaneamente, e diventa particolarmente importante al di sotto delle 20, drammaticamente importante al di sotto delle 10.000 piastrine, con un alto rischio di emorragie spontanee e minacciose per la vita. Questo ci porterebbe a pensare che ci sia una linearità tra la riduzione del numero delle piastrine e l'incremento degli eventi emorragici, il rischio degli eventi emorragici soprattutto maggiori. In realtà di fatto non è così, quantomeno il nodo non è sciolto. Alcuni studi ci dicono che sì, all'aumentare della piastrinopenia aumenta esponenzialmente il rischio emorragico, altri studi ci dicono di no. Probabilmente il rischio di emorragia, in particolar modo di emorragia maggiore, dipende più dalla patologia che sottende la piastrinopenia e dai fattori di rischio emorragico aggiuntivi, così che un paziente, per esempio, con una piastrinopenia autoimmune stabile a 30.000 piastrine ha probabilmente, anzi sicuramente, un rischio emorragico inferiore rispetto a un paziente con neoplasia del colon in chemioterapia a 55.000 piastrine. Tra l'altro, in alcune patologie il rischio emorragico è dettato più da disordini emocoagulativi sottostanti che dalla piastrinopenia in sé. Prendiamo, no? Il paziente cirrotico, la piastrinopenia di solito lieve moderata, solo nelle fasi più avanzate di malattia la piastrinopenia diventa severa. Invece la alterazione, no? Il ribilanciamento di tutto il sistema emostatico nel paziente cirrotico la fa da padrone, sia con un aumento del rischio emorragico ma poi anche del rischio trombotico. Poi un altro aspetto fondamentale, lo abbiamo di fatto appena accennato, la piastrinopenia aumenta sia il rischio emorragico, sembra non proteggere nei confronti degli eventi trombotici, arteriosi e venosi, perché sempre per le cause che sottendono la piastrinopenia, il paziente con ITP, sindrome d'anticorpi antifosfolipidi, il paziente con lupus, anche se piastrinopenici hanno un aumentato rischio trombotico, il paziente oncologico, l'abbiamo visto prima anche con la dottoressa Scardoccia, un paziente che può essere piastrinopenico ma fare trombi anche per bassi, in un contesto di un basso numero di piastrine. La stessa cosa è il paziente cirrotico. Poi questa è la palissiana, non esistono terapie anticoagulanti che riducano il rischio trombotico senza aumentare quello emorragico, quindi noi clinici dobbiamo essere bravi, dobbiamo andare a bilanciare il rischio trombotico con quello emorragico e valutare gli ulteriori fattori di rischio emorragico. Fattori di rischio emorragico aggiuntivi importanti da prendere sempre in considerazione sono una storia di precedente sanguinamento maggiore, l'anemia, l'età avanzata, il trapianto di midollo, l'abbiamo detto, le anomalie della coagulazione, quindi la malattia epatica e anche la coagulazione intravascolare disseminata e i difetti di funzione piastrinica, come succede, non si sa ancora bene per quale motivo, ma nei pazienti con insufficienza renale e nei pazienti uremici. Quindi nel paziente piastrinopenico, prima domanda, è necessario anticoagulare, strettamente necessario, un paziente con una fibrillazione atriale piastrinopenica, un CHA2DS2, magari no, pensiamoci bene. Quale tipo poi di anticoagulante orale, parenterale, quale dose di anticoagulante? Dose piena, dose ridotta, dose dimezzata? Ci sono poi terapie che possono incrementare la conta piastrinica, ma da sé abbiamo detto che i pazienti piastrinopenici sono, no? Una popolazione estremamente eterogenea. Banalmente il paziente con anemia megaloblastica e deficit di B12, trattiamo la deficit di B12, le nostre piastrine saliranno e non avremo problemi. Allo stesso modo un paziente con piastrinopenia in corso di sepsi, più o meno legato a una CID, andiamo a trattare la causa che l'ha determinata. Ci sono poi alternative alla terapia anticoagulante quando il rischio emorragico è troppo alto? Sì, anche queste non scevre da complicanze. Le evidenze che ci guidano ad una terapia appropriata in questo campo sono estremamente limitate. Abbiamo detto, paziente piastrinopenico aumentato il rischio di sanguinamento? Sì. Paziente anticoagulato ha aumentato il rischio di sanguinamento? Sì. Cosa succede nel paziente piastrinopenico anticoagulato? C'è questa riportato questa interessantissima analisi che deriva dal registro Riede, no? Come sappiamo, il registro internazionale che va a valutare l'outcome dei pazienti
affetti da tromboembolismo venoso, in questa analisi dei pazienti suddivisi in base al numero delle piastrine si è andati a valutare l'outcome a 3 mesi in paziente con tromboembolismo venoso e anticoagulati, in accordo appunto al valore delle piastrine. Al di là della piastrinosi, che non ci interessa, forse si vede male, sulla parte centrale ci sono pazienti con le piastrine normali e sulle due colonne, poi avvicinandosi di più, pazienti tra 80 e 150.000 piastrine e poi pazienti con very low, quindi veramente basso valore di piastrine, 80.000 piastrine, sotto le 80.000 piastrine. La prima cosa che salta all'occhio è che un'elevata percentuale dei pazienti con piastrine basse sono appunto pazienti affetti da cancro metastatico, eventualmente in chemioterapia, e questo non ci stupisce. I tassi di sanguinamento maggiore a 3 mesi come sono stati? Sappiamo che il sanguinamento maggiore è il sanguinamento in sede critica, no? Intracerebrale, intraspinale, intraoculare, retroperitoneale, intramuscolare, con sindrome compartimentale, con perdita di più di 2 grammi di emoglobina o che richiede trasfusione di più di 2 unità di emazie. Nei pazienti anticoagulati con piastrine inferiore alle 80.000, i sanguinamenti maggiori sono stati quasi 3 volte superiori rispetto ai pazienti con piastrine normali. Le emorragie fatali a 3 mesi sono state più del doppio, quindi sì, il rischio di sanguinamento in questi pazienti è particolarmente importante. Salta pure all'occhio che però il rischio di recidiva trombotica è stato simile in tutti i gruppi, quindi di nuovo per dire che anche in un contesto di piastrinopenia importante il rischio trombotico può non essere ridotto, così come il tasso di emorragie fatali è stato superiore addirittura nei pazienti con piastrinopenia, probabilmente perché un'elevata percentuale di questi pazienti erano pazienti neoplastici. Quindi la piastrinopenia espone i pazienti a complicanze emorragiche, rappresenta un'importante limitazione all'uso della terapia anticoagulante. La maggior parte, lo sappiamo, degli studi, dei dati che abbiamo disponibili in letteratura sulla gestione del paziente piastrinopenico anticoagulato sono quelli della gestione della trombosi associata a cancro. L'abbiamo detto anche nelle relazioni precedenti, il paziente oncologico e frequentemente piastrinopenico è un paziente paradigmatico con un aumentato rischio trombotico emorragico. Non abbiamo trial clinici che comparino di diversi approcci terapeutici nei pazienti con cancro, trombosi e piastrinopenia. Le evidenze che valutano l'outcome dei pazienti con trombosi associata a cancro e concomitanti piastrinopenia sono poche e derivanti al più da studi retrospettivi e piccoli studi osservazionali. Le linee guida sono quindi basate sulle opinioni di esperti e stilate in base al rievi della letteratura. Se per valore al di sopra delle 50.000 è ritenuto sicuro l'approccio terapeutico con terapia anticoagulante orale e parenterale a dose standard, e qui le linee guida sono più o meno tutte congruenti, per piastrinopenie severe l'approccio è più controverso. Nei vari studi osservazionali sono stati utilizzati diversi approcci terapeutici, quindi le dosi ridotte di eparina a basso peso molecolare, per esempio le dosi profilattiche, dico per esempio enoxaparina 40 mg, o le dosi dimezzate enoxaparina 0,5 mg pro chilo 2 volte al giorno, ed eventualmente, lo accennava Alessandro, il supporto trasfusionale piastrinico per poter proseguire la terapia anticoagulante a dose piena. Questa bella review della letteratura del 2018 sono stati valutati differenti approcci terapeutici senza però arrivare a supportare una strategia terapeutica rispetto all'altra. L'anticoagulazione con dose ridotte di eparina si associa probabilmente a una riduzione del rischio emorragico in assenza di chiare evidenze sulla sicurezza. Nel 2018 sempre sono uscite le linee guida della Società Internazionale di Emostasi e Trombosi, che sono una guida sostanzialmente alla gestione del paziente con trombosi associata al cancro, che ribadiscono che in realtà
Per piastrine sopra le 50.000 possiamo utilizzare terapia anticoagulante orale e parenterale a dosi standard. Al di sotto delle 50.000 piastrine in pazienti ad elevato rischio trombotico, quindi di progressione di recidiva trombotica, quindi pazienti con trombosi prossimali, pazienti con embolie polmonari segmentali superiori, pazienti con storia di recidiva trombotica, consigliano l'uso di terapia anticoagulante a dose standard e associato supporto trasfusionale piastrinico al fine di mantenere le piastrine al di sopra delle 40-50.000. Nei pazienti a basso rischio consigliano invece la dose ridotta di mezzato profilattica di eparina e basso peso molecolare. La terapia anticoagulante è sconsigliata al di sotto delle 25.000 piastrine e può essere ripresa al di sopra delle 50.000 piastrine. Ora, se sia giustificata la trasfusione di piastrine per mettere una dose di anticoagulante pieno, non lo so, nel senso che probabilmente, ecco, in un paziente in chemioterapia, al nadir della terapia per un breve periodo di tempo è ipotizzabile, su lunghi periodi il discorso diventa estremamente più complicato, anche perché le trasfusioni di piastrine non sono scevre dalle possibili complicanze di allominizzazione e reazioni trasfusionali e sono tra l'altro una spesa, insomma, economica importante. L'uso del filtro cavale sempre di più negli ultimi anni non è incoraggiato, riservato solo ai pazienti con assoluta controindicazione alla terapia anticoagulante, dovrebbe essere tenuto in sede solo per il periodo di assoluta controindicazione alla terapia anticoagulante, andrebbe successivamente rimosso. Invece succede spesso e volentieri che ci ritroviamo nelle medicine pazienti che portano filtri cavali da 15 anni e non ricordano più neanche qual è il motivo, con dei trombi così magari, no? Allora, finalmente iniziamo a parlare di terapia anticoagulante in queste linee guida e i DOAC possono essere utilizzati fino a 50.000 piastrine, non sembrano essere appropriati quando le piastrine scendono al di sotto delle 50.000, perché che cosa è successo in questi ultimi anni? Lo sappiamo, le parine a basso peso molecolare sono state il gold standard del trattamento della trombosi associata a cancro fino a poco tempo fa. Ad oggi sappiamo, grazie a grandi trial clinici randomizzati di non inferiorità dei vari DOAC verso delteparina, che sono una validissima alternativa terapeutica alle parine a basso peso molecolare. C'è da dire che però nei grandi trial clinici le criteri di esclusione, no, dall'ingresso nei trial erano piastrine penine di vario grado, al massimo sono stati arruolati pazienti fino a 50.000 piastrine e in almeno due di questi è stato criterio di interruzione della terapia anticoagulante con anticoagulanti orali diretti piastrine al di sotto delle 50.000. Non abbiamo quindi grossi dati a disposizione. Le linee guida ASCO sono sostanzialmente in linea con le precedenti linee guida, si spingono ancora oltre, sconsigliato l'uso di terapia anticoagulante al di sotto delle 20.000 piastrine, al di sotto delle 50.000 piastrine è preferibile utilizzare le parine a basso peso molecolare. Solo brevissimamente le linee guida europee di ematologia, solo perché sono uscite proprio recentemente, di fatto ci dicono le stesse cose che dicevano le precedenti linee guida, però secondo queste linee guida è sempre da preferire le parine a basso peso molecolare ai anticoagulanti orali diretti, gli antagonisti della vitamina K, anche per piastrinopenia moderata. Ok? Probabilmente questo è vero nei pazienti oncoematologici. Poi vorrei parlare, guardate, giusto 5 minuti, della piastrinopenia autoimmune, perché è una patologia estremamente bizzarra ed interessante, anche perché abbiamo avuto un caso clinico di una giovane donna di 58 anni con una storia clinica di lunga data di piastrinopenia autoimmune che faceva altro che trombosi recidivanti anche sotto terapia anticoagulante. Poi la storia è andata in un altro modo, la paziente si è complicata, la paziente è diventata una paziente oncoematologica, però questa è un'altra storia. La piastrina autoimmune
lo sappiamo, un disordine autoimmunitario e con un probabilmente aumentato rischio emorragico e piastrina al di sotto delle 20-30.000 piastrine, ma questo non è neanche poi così vero. Esistono pazienti con piastrinopenia autoimmune che non presentano mai nella loro storia manifestazioni di tipo emorragico, tanto che penso, dammi ragione Alessandra se è vero, che sia una delle poche patologie ematologiche al quale è stato cambiato nome, no? Prima si chiamava purpura trombocitopenica immune e adesso si chiama piastrinopenia immune o autoimmune. Tra l'altro, negli ultimi anni sono state riportate nella piastrinopenia autoimmune un aumento del tasso di trombosi venose e arteriose, con un rischio fino a 3-4 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Quindi sì, sono pazienti che possono avere 20.000 piastrine ed avere quindi emorragie più o meno minori, ma poi anche emorragie maggiori, ma hanno anche uno stato protrombotico importante, probabilmente a genesi multifattoriale, in parte probabilmente legata alla terapia, in parte anche alla splenectomia eventualmente a cui vanno incontro alcuni di questi pazienti, e in parte legato alla possibilità che si associino anche a patologie quali la sindrome da anticorpi antifosfolipidi e alla iperreattività stessa probabilmente delle piastrine. Allora, perché è interessante questa malattia? Perché ho visto una recente review della letteratura, ho letto, in cui spiegava tutto sulla piastrinopenia autoimmune, però ci diceva che in realtà non sappiamo come gestire le complicanze trombotiche in questi pazienti. Allora, non sapendo come gestire le complicanze trombotiche in questi pazienti, andiamo a ricalcare quello che abbiamo visto e imparato sui pazienti con trombosi associata a cancro. Al di sopra delle 50.000 piastrine possiamo utilizzare anticoagulante a dose piena, al di sotto delle 25.000 piastrine consideriamo tutte quelle patologie che possano aumentare le contapiastrine, i corticosteroidi, l'immunoglobulina, gli agonisti dei recettori della trombopoietina e così via dicendo. Tra 25 e 50.000 piastrine utilizziamo la dose ridotta di anticoagulante. Non abbiamo dati riguardo l'uso degli anticoagulanti orali diretti in questi pazienti, tuttavia nei pazienti con piastrinopenia lieve e moderata, eventualmente ben controllata dalla terapia, l'uso di questi farmaci può essere preso in considerazione. Attenzione che non sia una piastrinopenia autoimmune eventualmente associata a una sindrome anticorpi antifosfolipidi, no? Ne abbiamo parlato prima. Ora, sulla fibrillazione atriale i dati sono ancora più fumosi e meno evidenti, ecco. Allora, anzitutto, la prevalenza della piastrinopenia nei pazienti con fibrillazione atriale è variabile in diversi studi e varia tra il 6 e il 24%. Ma quindi vuol dire che noi tante volte ci troveremo a dover decidere, no, nella nostra vita di internisti, sia anticoagulare un paziente con fibrillazione atriale e piastrinopenia. La piastrinopenia moderato severa si associa ad un aumento del rischio emorragico nei pazienti anticoagulati, probabilmente il rischio emorragico, e dico probabilmente perché in realtà non abbiamo grandi evidenze, supera quello trombotico per piastrinopenie severe. La prevalenza, torno un attimo di sopra, perché questa prevalenza è così alta? Va da sé che il paziente fibrillante è un paziente anziano, un paziente con più comorbidità, probabilmente anche quelle patologie che poi causano piastrinopenia. Cosa succede quindi? Che spesso i pacienti fibrillanti con CHA2DS2 score anche elevato non vengono trattati o sono sottotrattati in virtù dell'aumentato rischio emorragico derivante dalla piastrinopenia. Sappiamo che gli anticoagulanti orali diretti sono più sicuri ed efficaci rispetto agli antagonisti della vitamina K nel trattamento dei pazienti con fibrillazione atriale non valvolare. Il problema è che i pazienti con piastrinopenia almeno moderata sono stati esclusi dai principali trial randomizzati dei 4 anticoagulanti orali diretti nei pazienti con fibrillazione atriale, per cui dati pesanti, importanti,
sui pazienti al di sotto delle 100 e delle 90.000 piastrine non ne abbiamo. Sono poi usciti piccoli studi prospettici osservazionali, abbiamo usato i DOAC nelle maniere più svariate, nel primo studio molto simpatico, non fa testo perché formulia 62 pazienti, un piccolo studio prospettico, sono stati utilizzati anticoagulanti orali diretti a dose ridotta o dimezzata nei pazienti con piastrinopenia moderata e si è andato a valutare l'outcome di questi pazienti rispetto a una coorte di pazienti con numero di piastrine normali. E allora però che cosa succede nel 2021? Le linee guida ERA finalmente dedicano un intero capitolo al paziente trombocitopenico in terapia con anticoagulanti orali diretti, cosa che non c'era nelle vecchie linee guida, e vediamo che insomma si spingono oltre in assenza di grandi evidenze sul paziente con piastrinopenia almeno moderata. Di fatto le linee guida ERA si rifanno sull'esperienza che abbiamo nei pazienti con tromboembolismo venoso associato a cancro, per cui fino a 50.000 piastrine procediamo con estrema cautela, controlliamo clinicamente e controlliamo in maniera ravvicinata anche, no, gli esami del sangue a questo paziente, in particolar modo l'emocromo. Nei pazienti al di sotto delle 20.000 piastrine, assoluta controindicazione alla terapia anticoagulante orale o anche e diretto anche gli AVK, tra 20 e 50.000 piastrine c'è una zona grigia, compare una zona grigia, dove addirittura andiamo a considerare la mezza dose di anticoagulante, soprattutto se il rischio emorragico è ulteriormente aumentato da uno o più fattori. Ora, torniamo sulla terra. Allora, fino a 50.000 piastrine sì, è possibile, però valutiamo ogni volta il paziente, non dimentichiamo mai di andare a valutare sempre il singolo paziente, valutiamo il chest wask del paziente, valutiamo la SBLED, valutiamo quanto sia alto questa SBLED, valutiamo gli ulteriori fattori di rischio emorragico, parliamo con il paziente, spieghiamogli che potrebbe andare incontro a complicanze emorragiche, che se non fa la terapia potrebbe anche andare incontro a complicanze trombotiche, e decidiamo con estrema attenzione. Consideriamo la chiusura dell'auricola in questo setting di pazienti? No, non lo so, forse, probabilmente. Allora, la chiusura dell'auricola possiamo prenderla in considerazione in pazienti altamente selezionati, per cui in pazienti sicuramente con chest wask elevato, una SBLED elevato e con controindicazione alla terapia anticoagulante, ma anche per pazienti che abbiano un'aspettativa di vita di almeno un anno, e in pazienti che si presume la piastrinopenia severa sia perdurante nei mesi. Non possiamo prendere in considerazione, no, una pratica del genere in un paziente che ci aspettiamo che torni ad avere piastrine accettabili nel giro di uno o due mesi, insomma. Quindi eventualmente sì, tenendo anche in considerazione che dopo la chiusura percutanea nell'auricola dovremmo fare terapia anticoagulante o antiaggregante per qualche mese. Di fatto poi le linee guida ERA si chiudono così, ci lasciano un po' scegliere nei clinici, appunto, come dicevo prima. Non esiste un cutoff al di sopra del quale la terapia con anticoagulanti orali diretti è senza rischio nei pazienti piastrinopenici. In aggiunta all'assoluto numero delle piastrine, valutiamo la dinamica delle piastrine, quindi quanto rapidamente stanno scendendo queste piastrine, le cause sottostanti la piastrinopenia e soprattutto i fattori di rischio emorragici aggiuntivi, soprattutto anche la patologia della coagulazione, prendiamo appunto in considerazione il paziente cirrotico di cui abbiamo parlato all'inizio, e ci dicono anche che in assenza di grandi evidenze alla base della decisione, in assenza di larghe evidenze che ci guidino sulla decisione di intraprendere una terapia con anticoagulanti orali diretti, questa scelta va sicuramente, come ho detto prima, individualizzata, condivisa con il paziente e spesso scelta in team. Grazie per l'attenzione. Grazie, complimenti. Domande?
passiamo alle domande, no? No, adesso una la faccio io, nel senso che io facevo riferimento a quanto te hai detto alla fine, ha fatto vedere, perché erano meno di 20.000 fino a 50.000, quindi già mi hai... apriamo un attimino, occhio abbassato, credo, me lo può riaprire. Ma già mi hai risposto, però le conclusioni che dobbiamo vedere, soppesare, fare una visione multidisciplinare. Sì, oppure... valutiamo sempre il paziente in un team multidisciplinare, se il paziente è un paziente, quindi per esempio un ematologico, facciamo riferimento al nostro ematologo di fiducia, decidiamo insieme, valutiamo attentamente il rischio trombotico, il rischio emorragico, valutiamo anche un paziente che ha concomitante insufficienza renale. Certo. È un paziente cirrotico con un CEL più score C, beh, insomma, no? È un B, un CEL più score B con 50.000 piastrine, insomma, valutiamo attentamente di volta in volta. Anche perché la valutazione è già una, diciamo, da un punto di vista più che clinico, medico-legale, perché quello con cui noi ci troviamo così a scontrarci oppure a far conoscenza sono nelle aule, no? Quando ci chiamano a fare queste allora, cose. Sì, al di sotto delle 50.000 piastrine. Brava. Stiamo fermi. E allora siamo non ci azzardiamo. Ah, ecco, appunto. Meglio niente. Un'altra cosa dico questo, no? Ossia fare la trasfusione di piastrine, ma questa in fase acuta, nel senso... Assolutamente, sì, anche perché so che le piastrine, tra l'altro, alleggizzano, danno una risposta, ci sono dei problemi, io non faccio l'ematologo, però insomma è così. Assolutamente. Grazie. Sì, non sono, infatti l'ho accennato, d'accordo in assoluto con le linee guida della Società Internazionale Emostasi e Trombosi, sì, in una fase acuta, sì, l'abbiamo detto prima anche con la dottoressa Alessandra Scardocci, non si può pensare di fare trasfusioni di piastrine croniche, anche perché diamo un rischio protrombotico al paziente importante. L'ultima cosa volevo dire, ma nel sindrome da antifosfolipidemia si sta cominciando, perché fino adesso si usava maggiormente l'inibitore della vitamina K. Ancora dobbiamo utilizzare nel caso di recidiva di trombosi, in quel caso lì che aumentiamo il livello della... Noi in cardiologia, quando ci sono cose valvolari, aumentiamo, no? Invece sì, che da 2 e 3 si va. Si può pensare di aumentare il target dell'INR. Però si comincia già a utilizzare nelle forme non ossia anche l'anticoagulante, il NAU, il TAU, ci sono dei tentativi o in no? In realtà, soprattutto sui triple positivi, noi l'anticoagulante orale diretto ad oggi non lo possiamo ancora utilizzare. Non è. Grazie. Da un punto di vista medico-legale, perché diciamo l'ERA fa delle linee d'uso pratico, ma non sono assimilate vere e proprie linee guida, tant'è che l'ESC l'anno prima, 2020, aveva fatto un paragrafo in cui diceva dava delle indicazioni, ma molto brevemente, quindi sulla valutazione del paziente in team multidisciplinare, di far riferimento agli ematologi. Guarda, le linee guida ESC di fatto dicono quello che abbiamo detto oggi, nel senso che nel paziente con anemia, piastrinopenia, che poi quel B, no? Della SBLED, no? È il paziente che ha avuto precedenti sanguinamenti, è il paziente con anemia e trombocitopenia, quindi quella B della SBLED riguarda anche i pazienti di cui parliamo questa sera, ci dice anzitutto andiamo, se possibile, a trattare la piastrinopenia, le cause della piastrinopenia. Poi, con estrema attenzione, possiamo pensare di utilizzare al di sotto delle 100.000 piastrine la terapia con anticoagulanti orali diretti, la terapia con DOAC non può essere utilizzata al di sotto delle 50.000 piastrine. Va bene? Io sempre il caso difficile, perché... No, non mi complicare la vita. No, allora... non è una domanda, cioè è tutti insieme a considerazione. Il paziente con trombosi possiamo pensare di non fare la terapia, il paziente con fibrillazione sì e no, ma il paziente valvolare? Perché il paziente,
Nel paziente valvolare dobbiamo continuare a utilizzare gli antagonisti della vitamina K. E anche con bassi valori di piastrine. Anche con bassi valori di piastrine, fino a 50.000 piastrine dobbiamo sicuramente utilizzare. Sotto non lo sappiamo, molti vanno alla fine eparina, ve lo dice, non si può fare, ma succede così, vanno a eparina a basso peso molecolare. Ci sono, assicuro che ci sono. Ci sono. Ma se non c'è un'associazione con una neoplasia o qualcosa e abbiamo una forma autoimmune anche 30.000 piastrine, ci sono dei pazienti che sono stati operati, sottoposti a intervento senza problemi. Un paziente valvolare deve fare l'anticoagulante a vita, poi certo. Questo è il concetto. Se non ci sono altre cause, è una piastrina autoimmune. Sì, c'è una forma autoimmune. Solo quello, sì. Sopra le 50.000 non c'è problema. Sotto, se ci sono condizioni necessarie, sì. Che ne è appunto. Lasciamo bene. Va bene. Cioè, abbiamo terminato. Domande? Domande? Pubblico tace. Allora la chiudiamo qui, anche grazie. Perché l'ora, l'ora è anche tarda e qui poi è un forno crematorio. Va bene, grazie ai relatori, grazie alla dottoressa che ha organizzato tutto. Grazie a te. C'hai un problema, sì. Che ti chiami Cristina, ho visto. Sì. Mia figlia si chiama Cristina. Io allora volevo solo chiudere invitando il dottor Morricone, perché ha detto non c'ho il dono del teletrasporto, a quanto pare sì. Sì, voglio fare questo quando mi ricordo. No, penso sia più unico che raro che uno interviene prima a distanza e poi in presenza. L'ho fatto quasi solo per questo. No, bravi, grazie, scusate se non sono venuto subito, però questo cioè, penso di averci il primato. Ciao, grazie e complimenti. Sì, a sto punto faccio pure io. Ho spento tutto. Bene, forse a parte il caldo, però siete venuti, intanto a chi è stato in presenza un premio perché siete stati bravissimi. Spero ci siano anche a distanza. È un po' l'inizio, no? È un po' l'inizio con la parte Rie di Viterbo. Continueremo così, vedo l'area dell'emergenza, vedo i cardiologi, insomma poi Alessandra, non perché è presente, ma è una bomba. E piano piano ci aggiungiamo pure noi della piccola Rieti. Questo ospedale sta crescendo molto, io non l'avevo quasi riconosciuto, tanto che non venivo. Però veramente, già vi dico, l'invito è già a Rieti, non so ancora il luogo, ma sarà il 9 novembre. Ecco, la data l'ho trovata e se ce la facciamo faremo anche un terzo evento qui a Viterbo. E vi prego ecco di seguirla, la Scuola Fadoi, veramente è un'occasione anche di incontrarci, argomenti sempre molto interessanti, quindi anzi invitiamo anche appunto i nostri vicini di specializzazione, urgentisti piuttosto che cardiologi, a dare sempre il contributo, quindi siamo una società molto attiva, veniamo come tutti dal blocco di un anno quasi e mezzo, ma stiamo ripartendo alla grande. Voi poi veramente, non perché rappresenta, avete la fortuna di Alessandra e quindi alla prossima, al prossimo evento, grazie.